Bene, buon pomeriggio a tutti, direi che possiamo iniziare. In primo luogo, come di consueto, credo doveroso ringraziare Gestilex, la piattaforma che ci ospita, e Iuri Rudi, l'avvocato Iuri Rudi, per tutto il sostegno offerto ai nostri dialoghi. Avvocato Iuri Rudi che, per inciso, oggi parteciperà al nostro incontro non solo da dietro le quinte, ma anche come graditissimo ospite. Dunque, il 23 febbraio del 2020, la triste ricorrenza ha compiuto un anno proprio ieri, il governo ha assunto il primo pesantissimo provvedimento conseguente all'esplosione pandemica. Ha chiuso tutti gli istituti scolastici in alcune regioni, in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e, se non ricordo male, anche in Friuli, Venezia Giulia. E da allora, salvo sporadiche eccezioni, i percorsi formativi, più o meno di ogni ordine e grado, a partire dai più giovani, coinvolgendo le scuole superiori, le università, i percorsi post-universitari, tutti i percorsi formativi in generale, si sono spostati in larga misura sul web. Le lezioni, gli esami di profitto, gli esami di laurea, di abilitazione, perfino alcuni concorsi. E le attività che non si è riusciti in qualche modo a tradurre in bit, in molti casi sono rimaste semplicemente bloccate. Ne sanno qualcosa gli esami di abilitazione alla professione forense. La notizia è proprio di ieri. Pare che la neo ministra alla giustizia, Marta Cartabia, abbia confermato la volontà del governo di mantenere le date di metà aprile come periodo in cui svolgere gli esami di abilitazione, che però sono slittati a dicembre del 2020. E nemmeno la formazione degli ordini professionali ha fatto eccezione. Gestilex ne è un esempio, non appunto Gestilex è diventata ancor più di quanto non lo fosse già prima un importantissimo strumento di diffusione del sapere. Allora, perché parlare di questi temi all'interno di questo incontro? Beh, in primo luogo perché dialoghi, il nostro format questo fa, cerca di aprire il recinto del diritto che è spesso davvero piuttosto chiuso al mondo esterno. Insomma, l'avvocato comunica, lo fa per lavorare e a partire dalla formazione stanno cambiando le regole della comunicazione e forse noi non possiamo permetterci il lusso di non porci il problema. Da quando le udienze sono diventate telematiche, io non so quante volte mi è capitato di vedere giudici o avvocati di cui ho potuto ammirare solo il ciuffo o la lampada sul soffitto perché la telecamera era posizionata male. O quante volte sarà capitato a molti di quelli che ci stanno ascoltando, sarà capitato di sentire il richiamo di qualcuno durante una sala virtuale: stia attento a quello che dice, il microfono è acceso perché in sottofondo c'è. Comunichiamo e comunichiamo male. Ma per quanto tempo una situazione può definirsi emergenziale prima che la si inizi a riconoscere come normalità? Perché un'emergenza per definizione è circoscritta in primo luogo nel tempo, però lo ricordavo poc'anzi, è ormai da un anno che ci confrontiamo con questa realtà. E so di dirlo con un condiviso rammarico e una condivisa preoccupazione. È perfino ancora presto per dire quando ne usciremo, ma ha ancora senso continuare ad affrontare l'intero comparto educativo e formativo con un approccio e soluzioni dal sapore squisitamente emergenziali? O forse non sarebbe più corretto iniziare a sistematizzare l'esperienza accumulata in questo difficilissimo anno e iniziare a concepire una nuova normalità? Perché chi ha compiuto questo sforzo, questa almeno è la mia sensazione, è in larga parte giunta alla conclusione che almeno per quel che riguarda determinati contesti si farà fatica a tornare indietro. È capitato, credo, che in un arco di tempo brevissimo, un elemento scatenante, vale a dire la diffusione del virus, abbia cambiato le regole di riferimento di interi settori, abbia in qualche modo provocato uno strappo. E la sensazione è che in alcuni campi quella che era l'attualità del giorno prima si sia rivelata preistoria non più tardi del giorno dopo. E di Covid-19 di strappi probabilmente ne ha imposti e provocati parecchi e ha imposto spesso obtorto collo
la repentina adozione in alcuni contesti di processi evolutivi radicali. L'ambito di cui ci occupiamo oggi è tra quelli che hanno subito questo tipo di accelerazione in parte senza ritorno oppure no? Io personalmente mi pongo moltissime domande quando rifletto su questi temi, perché la lista dei vantaggi di una educazione, di una formazione a distanza, mi sembra lunga tanto quanto quella degli svantaggi. Penso ad esempio alle università che sono diventate telematiche dall'oggi al domani. E per le famiglie non esistono più le spese di mantenimento di un figlio fuori sede, chiunque si può iscrivere in qualunque campus, tanto le lezioni le seguirà dal proprio salotto. E mentre faccio questo esempio, capisco che se questo assetto diventasse la nuova normalità di cui poc'anzi facevo cenno, vi sarebbero delle conseguenze rilevantissime anche dal punto di vista economico. Alcune università che sopravvivono in buona parte grazie agli studenti, per così dire, di prossimità, rischierebbero di trovarsi fuori mercato in pochissimo tempo, mentre quelle più attrezzate alla didattica a distanza ne trarrebbero probabilmente un beneficio enorme. E poi gli aspetti più educativi e formativi: si può insegnare senza il contatto visivo, si può educare senza un rapporto umano. Quanto incide il mezzo utilizzato? L'insegnamento a distanza è efficace quanto la didattica frontale? Oggi questi temi li affrontiamo con il professor Tommaso Agasisti, che saluto e ringrazio, della School of Management del Politecnico di Milano, uno dei primi, e mi permetto di dire anche dei più autorevoli tra coloro che nel mondo accademico si sono posti il problema di sistematizzare, come dicevo prima, l'esperienza Covid nell'universo della formazione a distanza. Sarà con noi l'onorevole Alessandro Pusacchia, che in questo momento non è ancora collegato, ci ha contattato poco fa la sua assistente, perché oggi è giornata d'aula alla Camera ed è stato convocato d'urgenza nella conferenza dei capigruppo. Questi sono i giorni in cui deve essere composta l'intera compagine governativa. Però la sua assistente ci ha confermato che si collegherà con noi non appena possibile, non appena libero. L'onorevole Alessandro Pusacchia lo abbiamo convocato, appartenente alla settima commissione della Camera, quella appunto intestata a cultura, scienza ed istruzione. Saluto e ringrazio anche la collega Carla Broccardo, già consigliere del Consiglio Nazionale Forense, che proprio in seno al CNF ha speso anni di fatiche dedicate alla formazione professionale. E sarà con noi, lo accennavo prima, anche l'avvocato e amico Iuri Rudi, raro esempio di avvocato tecnologico, il creatore di Gestio, l'ex consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Modena, con il quale mi scuso pubblicamente per tutte le pressioni fatte per spingerlo a partecipare a questo incontro, forzando un po' il suo carattere, che chi lo conosce sa essere tremendamente schivo e riservato. Chiederò ad ognuno dei nostri relatori un intervento breve, una ventina di minuti al massimo, per lasciare spazio nella seconda parte del nostro incontro a quella che, in coerenza con il senso dei nostri dialoghi, sarà lo spazio che utilizzeremo per un confronto più rapido, domande e risposte. A questo punto, senza dilungarmi ulteriormente, passo la parola al professor Agasisti, che ringrazio nuovamente per il tempo che ci dedica, perché provi a spiegare sicuramente meglio di come ho fatto io che cosa è successo al comparto educativo e formativo in quest'anno e cosa potrà accadere nel prossimo futuro. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, avvocato, e grazie mille di questa opportunità di confronto, di cui sono in realtà entusiasta, di poter, insomma, da un lato condividere un'esperienza, una riflessione, ma dall'altra anche di poter, insomma, dialogare sulla prospettiva di come, mettiamola così, io la definirei così, di come la tecnologia sta cambiando, sta innovando, sta trasformando il settore educativo, inteso in tutta la sua ampiezza, per la verità. Io nel prepararmi, diciamo, a raccontare, a condividere alcune idee, alcune riflessioni con voi, ho cercato di partire da una riflessione che metto lì come dal punto di osservazione che abbiamo al Politecnico, che abbiamo soprattutto col mio gruppo di ricerca, con il quale da tempo ci occupiamo di analizzare come la tecnologia possa avere un impatto sul settore educativo. E la riflessione iniziale è molto semplice ed è questa. Noi siamo stati investiti da un cambiamento repentino, da una situazione contingente molto particolare.
che ha portato alla ribalta un tema e un trend che però era già in atto. Cioè il punto di osservazione mi sembra più rilevante è che un ruolo potenzialmente dirompente della tecnologia nel cambiamento del settore educativo era già in atto prima dell'avvento della pandemia, dell'emergenza determinata dalla pandemia, ed era destinato a produrre i propri effetti, rilevanti o meno, indipendentemente dallo svolgersi, diciamo, di accelerazioni improvvise, come in questo contesto possiamo definire essere stata quella della pandemia. Cioè, la pandemia non si è abbattuta, la crisi legata alla pandemia non si è abbattuta su un sistema che non aveva nessuna connessione con l'innovazione portata alla tecnologia. Semmai è intervenuta in modo radicale e, devo dire, accelerando percorsi neppure necessariamente coerenti con quanto già stava succedendo, dentro un sistema che già si stava domandando e stava sperimentando forme di innovazione abilitate alla tecnologia. Semmai quello che è accaduto, e questo è un aspetto che ci deve far riflettere in relazione a come impostiamo o come imposteremo i prossimi mesi, i prossimi anni, semmai quello che è accaduto, dicevo, è che questa emergenza ha spinto l'adozione della tecnologia in una direzione non necessariamente auspicabile e che non necessariamente sarebbe stata quella in cui si sarebbe mosso, verso la quale si sarebbe mosso il sistema educativo in assenza di questa emergenza. Per esempio, il tema che lei ha molto ben introdotto, credo, Avvocato Colombo, all'inizio, è che per esempio l'idea di sostituire una parte rilevante dell'attività didattica solitamente che avviene on campus o in aula con attività di didattica a distanza non era la direzione, diciamo, intrapresa dal sistema educativo, che pure stava adottando la tecnologia per altre finalità e a supporto di questa attività. Quindi, semmai si tratta di capire, di provare a ricostruire come stava avvenendo il percorso di cambiamento prima dell'emergenza legata alla pandemia, e poi cercare di capire come quella direzione che già era stata intrapresa sia stata sfidata, cambiata ed eventualmente ritorni ad essere invece prevalente in un contesto di cosiddetta nuova normalità. Allora, nell'affrontare questo tema, io mi sono permesso di, diciamo, concettualizzare quattro punti principali. Sarò breve in realtà, perché come ho promesso di stare, insomma, nei 15-16 minuti per avere poi spazio di dialogare insieme. Allora, il primo tema è che l'avvento della tecnologia ha imposto a chiunque faccia parte, diciamo, del sistema educativo nelle sue varie componenti, di riflettere su di modellizzare il paradigma didattico solitamente adottato all'interno dei sistemi educativi. Perché? Perché in realtà la tecnologia, gli strumenti tecnologici a supporto dell'attività didattica, sono tra di loro differenti e differentemente si applicano alle diverse fasi, alle diverse componenti del processo didattico. Noi all'interno del Politecnico, in particolare della Business School del Politecnico, abbiamo cercato di modellizzare queste componenti, quindi ovviamente peccando di semplificazione, ma serve a questo la modellizzazione, abbiamo cercato di modellizzare queste componenti fondamentalmente in tre grandi parti. La prima è quella, diciamo, del trasferimento delle conoscenze, la seconda è quella dell'applicazione di tali conoscenze in situazioni e contesti di realtà, quindi, diciamo, quello che potremmo chiamare competenze applicate, e il terzo è quello di scambio e condivisione di conoscenze e di competenze. Ecco, allora è chiaro che la tecnologia ha offerto storicamente strumenti differenti per ciascuna di queste tre fasi. Noi nei nostri modelli di didattica smart, come la chiamiamo noi, tendiamo ad utilizzare strumenti di didattica asincrona, quindi video preregistrati, materiale multimediale, eccetera, per quello che riguarda il trasferimento delle conoscenze,
tendiamo a utilizzare strumenti tecnologici di didattica sincrona, quindi live session, sessioni di domande e risposta, interazione col docente per la messa in azione delle conoscenze, e quindi con esercitazioni, con lo studio di caso, con l'analisi di situazioni reali, e tendiamo a utilizzare strumenti di social media professionali, ovviamente, e di interazioni social per tutta la parte che riguarda la condivisione dei contenuti e delle conoscenze. Ovviamente, quindi, quello che noi immaginiamo è che l'esperienza di didattica e di formazione assistita da tecnologia non abbia, diciamo, una killer app che in qualche modo funziona in tutte le situazioni, ma che in realtà un approccio strutturato e modellizzato adeguatamente all'utilizzo della tecnologia all'interno dei processi didattici sia funzione del mix di questi strumenti, che a sua volta è funzione del mix di obiettivi che si intendono perseguire. Chiaramente, ci tornerò tra poco, questo mix tende ad essere eterogeneo sia per gradi diversi di istruzione, dalla primaria al lifelong learning, sia per ambiti disciplinari, da quelli più umanistici a quelli più scientifici. Ma i mattoni di base, diciamo, del modello didattico ripensato sono, a nostro parere, questi che ho cercato brevemente di descrivere. Secondo elemento, se occorre o se è opportuno approcciare il cambio del paradigma didattico attraverso un uso così modellizzato della tecnologia, e quindi occorre avere al centro della riflessione un ripensamento proprio degli strumenti degli approcci che si possono adottare con riferimento al processo educativo didattici, occorre anche verificare di avere a disposizione una serie di condizioni che sia a livello organizzativo che a livello istituzionale possano favorire un'adozione della tecnologia intelligente all'interno dei sistemi educativi. Quelle che andrò brevemente ad elencare sono, a mio parere, quelle condizioni che andrebbero favorite anzitutto dal policy maker, cioè anzitutto da chi ha il compito di regolamentare i sistemi educativi, i sistemi di formazione e il ruolo della formazione all'interno delle nostre città, delle nostre economie, ma che richiede ovviamente anche la compartecipazione attiva di chi ha poi la responsabilità di governare le singole organizzazioni che poi svolgono effettivamente attività didattica e formativa. Le cito rapidamente, ciascuna di queste condizioni che menziono sono potenzialmente un argomento per un seminario, e quindi cercherò di non dilungarmi su ciascuna di esse, ma per titoli io mi sono un po' appuntato queste condizioni. Primo, l'autonomia delle organizzazioni educative, scuole, università, centri di formazione, ordini professionali, nel realizzare le proprie attività didattiche. Questa condizione è necessaria per sperimentare modalità diverse, per evitare un'eccessiva uniformità nei modelli, per verificare sul campo ciò che funziona e ciò che funziona meno. Quindi, diciamo, l'autonomia come condizione essenziale per fare un trial and error, diciamo, in questo ambito. Secondo elemento, favorire l'alleanza e la condivisione di buone pratiche tra soggetti differenti. Ho cercato di modellizzare questa idea in quelle che potremmo chiamare hub dell'innovazione, cioè contesti fisici e virtuali in cui condividere esperienze di didattica digitale tra colleghi, tra organizzazioni differenti, tra strutture differenti, per poter, insomma, definire buone pratiche, linee guida operative, esperienze che hanno funzionato. Terzo elemento, favorire lo sviluppo del settore edutech. Tantissime imprese hanno investito un ammontare importante di denaro nello sviluppo di soluzioni hardware e software per assistere diverse fasi del processo didattico, e il favorire con forme, diciamo, di apertura del mercato il più possibile ampio e di sostegno, diciamo, all'imprenditorialità in questo settore potrebbe favorire
la crescita di opzioni disponibili di imprese che operano in questo ambito, di idee innovative, di start-up e di tutti quei soggetti, diciamo, che consentono lo sviluppo del lato imprenditoriale, dell'offerta di servizi e di ambiti in questo settore. Quarto, il tema della formazione dei docenti e più in generale degli educatori, e cioè il tentativo di allineare le competenze necessarie, ma direi anche le competenze proprio operative di ripensamento della didattica attraverso la tecnologia, in chi poi è responsabile di utilizzare quella tecnologia stessa. Quinto, l'accompagnamento delle scuole e delle organizzazioni educative attraverso operazioni di capacity building che accompagnino quindi non solo i singoli docenti o i singoli educatori, ma le organizzazioni nel loro insieme a sperimentare forme di innovazione tecnologica all'interno dei processi didattici. Sesto, favorire investimenti anche pubblici in tecnologia e quindi favorire non solo la nascita di imprese operanti in questo settore, ma anche favorire lo sviluppo della ricerca più di base nel comprendere come i processi educativi cambiano quando assistiti a tecnologia, e infine lo sviluppo delle competenze digitali, delle digital skills, anzitutto negli educatori, poi negli studenti e trasversalmente nella popolazione. Quest'ultimo tema, devo dire, molto al centro della riflessione politica, sia a livello nazionale che internazionale, meno forse al centro della pratica, sia nazionale che internazionale, ma questo in qualche modo prima o poi immagino. Ecco, questo è sicuramente un tema che è sulla breccia, che è all'attenzione di chi poi prende effettivamente le decisioni. Ecco, mi sono permesso di elencare queste condizioni perché mi pare costituiscano l'humus, il contesto all'interno del quale qualunque operazione di ripensamento e di innovazione dei processi didattici deve poter trovare terreno fertile. Terza riflessione, l'accennavo all'inizio, questa trasformazione dei processi didattico-educativi attraverso la tecnologia ha un certo grado di eterogeneità che è legata alle diverse fasi di vita, diciamo, degli individui, dell'organizzazione dei processi educativi e quindi al diverso livello a cui l'esperienza educativa di cui stiamo parlando si situa. Questo elemento di eterogeneità è importante a tenere in considerazione in quanto molto spesso si sente parlare di come la tecnologia incide sui cambi di paradigma dei processi formativi, ma è chiaro che il cambio che avviene o può avvenire a livello di istruzione primaria e secondaria è cosa differente dal livello di cambiamento implicito nei processi educativi, ad esempio di lifelong learning o di aggiornamento professionale. Volendo scomporre un po', diciamo, il percorso educativo potenziale di un individuo lungo tutto l'arco della sua vita, possiamo dunque dire che se le grandi fasi sono l'istruzione primaria e secondaria, l'istruzione superiore, diciamo, universitaria, l'istruzione post-universitaria che ormai coinvolge una massa di individui, ormai si è massificata anche quasi l'istruzione post-secondaria, post-terziaria. E infine l'aggiornamento professionale. Ecco, noi di sicuro stiamo assistendo a tantissima vitalità nel creare nuovi strumenti, nuove soluzioni, nuove opportunità per l'istruzione primaria e secondaria, ma stiamo assistendo al contempo un utilizzo più massiccio dal punto di vista quantitativo, del ricorso, diciamo, a una modalità smart di apprendimento invece nel fondo, diciamo, del processo educativo, quindi più sull'istruzione universitaria, post-universitaria e lifelong learning. Quindi stiamo assistendo, diciamo, a un mercato che evolve in una direzione che è quella di creare le soluzioni e l'uso della tecnologia, soprattutto nei primi gradi di istruzione, ma che poi trova un'applicazione in termini quantitativi più rilevante invece verso nella coda, diciamo, del processo formativo. Volendo usare questa riflessione per tentare una risposta alla domanda da 1 milione di dollari che faceva l'avvocato Colombo all'inizio, cioè questo cambiamento è qui per restare, beh, ecco, io credo che quello che stiamo osservando, che osservavamo già prima, devo dire, della pandemia, è che in realtà,
gli investimenti effettuati, il grado di adozione intrinseco, diciamo, della tecnologia all'interno dei processi, anche primari e secondari dei livelli di istruzione, beh, ci dice che difficilmente oggi noi possiamo concepire un qualsivoglia processo educativo che non abbia al proprio interno un certo gradiente di utilizzo della tecnologia. E questo, senza voler entrare nella diatriba, bene, male, quali competenze, quali strumenti, quali finalità, ecco, io credo che la domanda giusta da porsi sia come usare al meglio le opportunità che la tecnologia offre in ciascuno di questi livelli, che vuol dire come evitare da un lato di esporre i gradi iniziali dell'istruzione a un uso eccessivo della tecnologia non adeguatamente disegnata e come invece utilizzare la tecnologia al meglio in ciascuna di queste fasi affinché lo scopo per cui ciascuna di queste fasi educative esiste possa essere valorizzata e non snaturata dall'uso della tecnologia. E con questa riflessione mi avvio all'ultima che volevo proporvi e che appunto ha a che fare con il modello di riferimento a tendere. Allora, una cosa ci ha insegnato, credo, questa l'esperienza che da un anno a questa parte stiamo vivendo, e cioè che oggi, come sempre, ma oggi forse più di sempre, abbiamo riscoperto che l'esperienza educativa è un'esperienza che ha una componente prevalente, una componente essenziale, una natura di relazione umana. Cioè l'esperienza educativa ha a che fare con l'esperienza di individui, di libertà di individui che si incontrano e che dall'incontro, diciamo, della libertà di individui diversi e, dal coinvolgimento di individui diversi animati dall'obiettivo, diciamo, dello scambio della tradizione, delle conoscenze, delle competenze, dall'incontro di queste libertà vive nasce il fenomeno educativo e si sviluppa il fenomeno educativo. Da questo punto di vista non c'è tecnologia che tenga, cioè questa natura intrinseca dell'educazione non può essere soppiantata da nessuna tecnologia. Ma lo scopo della tecnologia all'interno del processo educativo non è quella di sostituire questo carattere essenziale dell'educazione, ma è quello, semmai, se usata adeguatamente, di arricchire, di favorire, di consentire la realizzazione di questo processo, di questa avventura, potenziandola, rendendo ad esempio possibile, come oggi, conoscere e incontrare amici e colleghi che altrimenti non avrei potuto incontrare, che consente di liberare tempo dall'attività di quando ci si vede in persona per, ad esempio, spostare parte del trasferimento di conoscenze fuori dall'aula tradizionale, che consente di aprire spazi di riflessione, interazione one-to-one, allargando tempi e modi dell'interazione tra individui, tra persone, tra studenti e tra docenti. In questo senso, devo dire, mi pare che il dibattito che a un certo momento si è sviluppato, didattica a distanza sì, didattica a distanza no, sia un dibattito sbagliato e sterile, perché non tiene in considerazione l'enorme opportunità che la tecnologia offre a chi sa valorizzare la natura reale, lo spirito profondo dell'avventura educativa, del percorso educativo. E così come la tecnologia non potrà mai soppiantare questo spirito profondo e potrà semmai arricchirlo, altrettanto è vero che la didattica, virgolette, tradizionale non potrà mai costruire questa esperienza educativa se chi la vive non ne ha piena consapevolezza e piena capacità. Grazie. Professore, non riesco a non farle subito però una domanda. L'ho ascoltata davvero con grandissimo interesse e riflettevo, cercavo di collegare la premessa che ho fatto, l'introduzione che ho fatto a parte del contenuto della sua relazione. Prima dicevo
soluzioni emergenziali da sistematizzare, nuova normalità. Allora mi veniva in mente che la soluzione emergenziale è prendere un docente e metterlo davanti a un computer. Lei giustamente diceva che ci sono delle condizioni per affinché questo sistema funzioni, per esempio formare il docente, accompagnare le scuole, serve un percorso appunto di sistematizzazione, altrimenti la soluzione emergenziale rimane tale. Però mi viene da pensare che sia per certi versi difficilissimo creare i modelli, difficilissimo creare le tecnologie, ma ancora più difficile intervenire sull'elemento umano, intervenire sulla formazione dei docenti, su esseri che non si sono formati in questo modo. Io la vedo anche lato appunto avvocati. Prima dicevo con una battuta agli avvocati che in udienza non sanno neanche posizionare la telecamera, ma non hanno studiato per quello, non è parte della loro formazione. Allora, in attesa che anche percorso di anni, di generazioni, consenta di creare delle generazioni di nuovi professionisti più formati. Quanto sono efficienti questi modelli e queste tecnologie se dall'altra parte non si riesce ad avere del personale umano che sia adeguatamente in grado di utilizzare questi strumenti e fare propri questi modelli? Ecco, io a questo è ovviamente un'osservazione molto, molto pertinente. Io a questo rispondo con una provocazione che è questa. Io credo che oggi ogni ora spesa a cercare di formare il personale docente, il personale educativo ai vari livelli, a un uso più intelligente, più consapevole della tecnologia, sia un'ora spesa bene. Ecco, diciamola così. Io mi sono riletto, devo dire, qualche giorno fa, in modo totalmente autoreferenziale, un articolo che avevo scritto per Scuola 24, per il Sole 24 Ore, prima della scorsa estate, in cui, insieme a un collega del Politecnico, tra le varie proposte che formulavamo al tempo, c'era quella di utilizzare i mesi estivi, se non altro giugno, se non altro luglio, se proprio non agosto, ma andava benissimo anche agosto, per fare un piano straordinario di formazione docenti sulle competenze digitali. Ecco, io credo che da questo punto di vista sia possibile fare questo genere di interventi. Avessimo tempo, vi racconterei nel dettaglio, e lo accenno solo, a un progetto che stiamo facendo di accompagnamento attraverso il Politecnico dei docenti delle scuole primarie e secondarie milanesi. E questo tipo di esperienze, che certo sottraggono tempo in aula, certo sottraggono tempo alla formazione su altri tempi di docenti, su altri temi di docenti e così via, ma sono ore che però porteranno, ore, energie che porteranno i propri frutti in un tempo più breve di quello necessario a un cambio generazionale delle competenze. Ecco, che è, come giustamente lei accennava, la soluzione, anche se devo dire è la soluzione fino a un certo punto di vista, perché è chiaro che oggi noi, come dire, la nuova generazione è sempre meglio di quella precedente, ma quella che però si trova ad affrontare l'emergenza non ha per definizione gli strumenti per affrontare l'emergenza che è nuova per definizione in quel momento. Quindi intervenire su chi in quel momento ha bisogno di strumenti, di tecniche, di capacità, perché uno potrebbe dire, vabbè, ma quando mia figlia arriverà alla nostra età non avrà il problema di tecnologia che avremo noi, non c'è dubbio, ma probabilmente il problema che lei avrà da affrontare non sarà della natura di quello che stiamo affrontando oggi. Quindi un qualche intervento a fare upskilling, reskilling di chi oggi ha queste responsabilità, mi sembra che in termini di risorse e di tempi sia un intervento necessario. Professore, la ringrazio molto. Nel frattempo do il benvenuto all'onorevole Cusacchia, che ringrazio moltissimo. So essere molto impegnato in una, immagino, complicata giornata d'aula. Non voglio fargli la scortesia di passargli la palla a freddo in questo momento, sono per cui, anche se sarebbe il suo turno, se gradisce, io farei parlare prima la collega, l'avvocato Carla Broccardo, che saluto nuovamente. Carla Broccardo ha speso
anni in seno al Consiglio Nazionale Forense ad occuparsi proprio anche dei temi della formazione professionale e l'ha fatto sempre con un'ottica, per chi la conosce, assolutamente all'avanguardia. Io ricordo con grandissimo piacere un progetto che insomma, ha portato avanti l'avvocato Broccardo, che era quello della videontologia, che era esattamente questo, cioè un tentativo di spiegare, di raccontare i delicatissimi temi della deontologia professionale attraverso la preparazione dei filmati, attraverso l'utilizzo della tecnologia e la diffusione di video. È un po' anche per questa sua competenza specifica e questa sua ottica sempre proiettata al domani e al futuro, che abbiamo avuto il piacere di coinvolgerla all'interno della nostra chiacchierata. E io le passo la palla senza farle alcuna particolare domanda, perché immagino che in realtà di cose da dire, da raccontarci ne abbia, a prescindere da qualunque stimolo io le possa dare nell'immediato, riservandomi però di fargliele dopo le domande, perché questo sì, sicuramente lo farò. Va bene, grazie Vittorio, e grazie Vittorio per l'invito, grazie agli organizzatori per questa occasione di dialogo. E sì, effettivamente è proprio come dici, nel senso che l'altro giorno, raccogliendo le idee, mi sono resa conto che la formazione professionale ha incrociato le mie attività in molti momenti. Penso da giovane consigliera, quindi 2007, eravamo all'esordio della formazione professionale continua, quindi il piano dell'intervento è stato di natura forse più culturale e organizzativo. Poi l'attuazione della legge professionale e quindi gli aspetti anche disciplinari, visto il rilievo deontologico che per gli avvocati ha la formazione professionale. Oggi però ho scelto di intervenire in questo dialogo, di portare un contributo. E cercando fra le esperienze più recenti che ho fatto, perché esattamente un anno fa, quando c'è stato questo passaggio dall'aula fisica all'aula virtuale, io ero nel ruolo della studentessa, quindi in un nuovo percorso di studi, e ho potuto vivere dal vivo proprio il senso di spaesamento che docenti e studenti hanno. Appunto hanno dovuto così affrontare. Prima di entrare appunto nel merito, volevo ringraziare te, gli organizzatori, doppiamente per questo invito. Uno, perché oggi riesco a essere anche virtualmente, diciamo così, a Modena, che è una città di amici. E poi per la forma, per il format che avete scelto di dare a questo dialogo, nel senso che sicuramente diritto, economia e istituzioni hanno una lunga tradizione, hanno molte occasioni di incontro e di confronto su temi trasversali. Quello che a volte manca, penso al lato avvocatura, che è quello che conosco meglio, ci si riempie un po' la bocca, no, di questa contaminazione fra le discipline, fra i saperi, però poi è difficile abbattere veramente i recinti disciplinari, è difficile creare quei forum ibridi dove veramente ci si contamina con idee nuove o con semplicemente punti di vista diversi, no, intorno a uno stesso fenomeno. Allora io approfitto di questo vostro format e provo a introdurre due aspetti che ho vissuto appunto di recente come studentessa, che sono quello degli studi di futuro e quelli degli studi sociologici e appunto sociotecnici, che legano quindi il mondo sociale alla tecnologia. Allora inizio dal tema del futuro, perché chiaramente quella sensazione di impreparazione che abbiamo provato tutti. Ma veramente, come dicevi tu, con chi non sa impostare una telecamera o con chi tiene nascosto il proprio video, anche gli stessi studenti, insomma, quindi anche persone che dal punto di vista dell'età uno avrebbe pensato più disinvolti nell'uso
di mezzi di comunicazione diverse. Ecco, quella impreparazione è sicuramente il frutto della nostra incapacità di preparare il futuro, di attrezzarci con degli strumenti scientifici, con dei metodi di anticipazione che ci consentono invece di arrivare davanti a situazioni impreviste, perché il futuro non si può prevedere, di arrivare quantomeno pronti, più flessibili, più capaci di adattarci appunto a quello che capita. Allora, pensare al futuro, in questo anno, quante volte l'abbiamo sentito dire, è tradizionalmente avvertito come un bisogno individuale, un bisogno collettivo, un bisogno per in qualche modo dare un senso alle nostre azioni e anche orientarci nelle decisioni che dobbiamo prendere. Oggi forse viverlo come un bisogno non è più sufficiente. Oggi guardare al futuro deve diventare una scelta consapevole, una scelta condivisa, una scelta da mettere in atto con metodi che siano veramente in grado di creare quelle anticipazioni che ci consentono poi quella flessibilità di adattamento e di movimento. Allora, pensare a quella che sarà la formazione del futuro, oggi insomma il nostro focus è su questo, ci porta chiaramente a fare a farci un certo tipo di domande su quali potranno essere i processi di apprendimento più efficaci, quali saranno i metodi che si affermeranno, quali saranno le competenze che insomma sarà necessario far sviluppare. Ma per fare quel salto qualitativo nell'approcciarci al futuro è necessario, forse come ha fatto il professore Agassisi, però non a livello individuale di suo team, ma chiaramente a livello politico, non a caso ha chiamato in causa i policymaker, è necessario iniziare a creare il nostro futuro preferibile. Questo perché è importante? È importante perché noi siamo costantemente immersi in immagini di futuro, in cornici interpretative, informative, che ci mostrano e ci danno rappresentazioni di quello che accadrà. Allora, questo tipo di immersione in qualche modo ci attiva nel prendere una decisione o l'altra, nell'usare un tipo di piattaforma, ad esempio, nello spingere magari investimenti e risorse nella formazione degli insegnanti e così via. Quindi queste rappresentazioni ci motivano e ci attivano a dei comportamenti. Allora, proprio perché queste rappresentazioni di futuro sono tante e provengono da chi appunto ci può, non so, promettere che con quella tecnologia risolveremo un problema oppure che con quella tecnologia riusciremo a realizzare un nostro desiderio, è evidente che ci sono più attori e più futuri e più rappresentazioni di futuro che possono anche essere in contrasto fra di loro. Allora, questa pluralità di futuri è il mattoncino base per iniziare veramente a pensare da futurista, perché in questa rappresentazione di più futuri possibili, l'individuo, la scuola, l'università, il condominio, il quartiere, devono iniziare a descrivere quello che è il loro futuro preferibile. Allora, solo con questo meccanismo di costruzione di scenari alternativi che nascono appunto con l'utilizzo di tecniche di visualizzazione è possibile convogliare quelle che il professor Agassisi prima diceva, le condizioni, questo libro dei sogni quasi, queste condizioni sine qua non per arrivare alla formazione che voglio, alla mia formazione preferibile. Allora, questo processo di partecipazione, di co-costruzione ad uno scenario alternativo, per poi a più scenari alternativi per poi poter scegliere, è sicuramente parte sicuramente da questa consapevolezza, dal sapere che ci sono più futuri. Non ce n'è solo uno, non c'è solo quello che ci viene magari rappresentato con maggior forza e con maggior vigore. Allora, questo ci consente di creare veramente in modo concreto quel ponte temporale fra il mio presente
e il futuro che voglio, e quindi mettere in campo le vere azioni che mi porteranno a quel futuro che è stato visto, condiviso, scelto in modo partecipativo. Quindi ecco, questo è il mio primo contributo, voleva essere proprio su questa sensibilizzazione, diciamo. Quando parliamo del futuro della formazione, dobbiamo essere consapevoli che ce ne sono tanti di futuri della formazione, ma ogni ogni comunità, ogni società deve costruire il suo scenario alternativo tra cui scegliere. Allora, chiaramente si parte dal presente, si parte da quella che è stata per tutti l'esperienza di questo ultimo anno, ma anche due aspetti che a volte lasciamo un po' appunto sotto traccia. Il primo è veramente sotto traccia, perché il primo concetto che volevo presentare sono due. Il primo è quello dell'invisibilità della tecnologia, e il secondo concetto che potrebbe, nel dialogo che magari poi seguirà, forse essere una famosa terza via rispetto a tecnologia e componente sociale, è il concetto della sociomaterialità. Allora, invisibilità della tecnologia sotto due aspetti, che è bene tenere presente quando pensiamo a cosa succederà in futuro, no, nell'ambito formativo con la tecnologia che sta avanzando, che a volte siamo noi col fiato corto, no? Intorno a, per questa velocità di sviluppo tecnologico. Allora, dicevo, invisibilità perché imparare ad usare la tecnologia, lo ricordava benissimo Vittorio prima, richiede un lavoro che rimane veramente sotto traccia, rimane invisibile. Quando io ho imparato a posizionare la mia telecamera, ad attivare il mio microfono, magari con sforzo, con tante brutte figure, magari anche in udienza o in un'occasione pubblica, quel lavoro, quel mio impegno si perde, si dimentica, è un qualche cosa che viene inglobato e dimenticato. Per cui quel livello di crescita e di formazione non se ne ha quasi la percezione, ma è comunque un lavoro che c'è, che impegna. La tecnologia poi è invisibile anche da un altro punto di vista, quello della stessa infrastruttura, nel senso che forse tutti noi, ai nostri primi collegamenti anche per udienze, il link che non arriva, il microfono che non si accende e così via. Oggi, con un po' di disinvoltura, questo nostro dialogo, siamo tutti intorno a un tavolo, lascia sullo sfondo e non fa più vedere quella che sono piattaforme, mail, link, device, mail, account, scompare tutto. E è tutto così semplice, ci vediamo in un attimo e non si tiene conto di quello che invece rende possibile questo vederci cliccando su un link. Allora, il concetto che così mi piaceva portare come contributo in questo dialogo era quello della sociomaterialità, che rispetto anche all'intervento del professor Agassisi potrebbe essere una nuova prospettiva da cui guardare le cose. Noi l'invito è quello che arriva dagli autori appunto della letteratura sociologica, appunto in ambito sociotecnologico, è proprio quello di abbandonare questa dicotomia sociale e tecnologico, e quindi quello che è sociale e quello che è materiale, e iniziare a vedere quello che è invece un aggrovigliamento, questa è proprio l'espressione che tradizionalmente si usa, tra sociale e materiale. Allora, noi siamo abituati a vedere gli oggetti, i dispositivi tecnologici, oggi appunto le piattaforme digitali, come se fossero un qualcosa, un corredo dell'attività cognitiva del docente, dell'insegnante, lo strumento, no? Anche nel nostro abstract del nostro evento c'è scritto come sarà la formazione attraverso la tecnologia. Allora, oggi noi siamo tutti concentrati sulla tecnologia digitale, ma non è che la tecnologia non c'è mai stata negli ambienti formativi, perché se noi proviamo a vedere alla materialità che ha da sempre contraddistinto l'ambiente nell'aula,
al di là delle tavolette di cera, però allora abbiamo una campanella che scandisce il tempo delle lezioni, un banco che impone una postura, abbiamo una cattedra che in qualche modo produce degli effetti sullo stesso rapporto fra docente e studenti, se di tipo gerarchico, se di tipo inclusivo partecipativo. Abbiamo una lavagna che sia di ardesia o che sia interattiva multimediale, e una lavagna ci consente di delimitare lo spazio, no, della lezione, i segni grafici del docente rappresentano un ordine concettuale appunto di quello che viene rappresentato. Abbiamo una focalizzazione degli sguardi e quindi una concentrazione verso uno stesso oggetto. I contributi degli studenti messi sulla lavagna, che sia appunto con il gesso o con un post-it digitale, creano un network, no? fra gli studenti, fra chi partecipa a quella lezione. Quindi è un oggetto che fa fare delle cose. Non è un semplice corredo o arredo, insomma, dell'aula. E quindi ben prima del digitale noi ci siamo dovuti confrontare appunto con strumenti che in qualche modo facevano fare qualche cosa e che non erano semplici oggetti inerti e passivi all'interno dell'aula, ma creavano attività educativa, spazio educativo e formavano, insomma, creavano l'apprendimento. Quindi quello che conta non è tanto la tecnologia o il contributo umano, la capacità, la fluidità, la disinvoltura, la passione che mette l'insegnante. Quello che conta veramente è la relazione fra le due cose. È come i soggetti che partecipano a quella relazione formativa usano e sono usati nello stesso tempo dagli oggetti, anche dai dispositivi appunto tecnologici. Quindi così il contributo che forse può venire da questa prospettiva sociomateriale è proprio quello di allargare lo sguardo alle relazioni che si instaurano, e quindi senza più preoccuparci se è più efficace la lezione online o essere nella stessa stanza seduti in tondo, insomma, no? Quindi è un po' come se la stessa materialità della piattaforma diventasse socialità e il nostro usare la piattaforma in qualche modo che diventa la famosa architettura invisibile, che poi più nessuno vede, perché comunque siamo insieme, comunque ci parliamo, diventa invece materialità. E io penso che passare da una prospettiva dove il processo educativo appunto è una trasmissione di conoscenze, poi ci sono appunto, va benissimo, le diverse fasi, i diversi momenti, però in questo rapporto uno tanti, diciamo, ecco. E passare invece ad una visione, ad una prospettiva che valorizza questa sociomaterialità, dove più elementi diversi, umani e non umani, interagiscono fra di loro. Quindi è la relazione che si crea fra questi elementi sociomateriali, e sono le nostre, diciamo, categorie che poi attribuiscono se una cosa è materiale o sociale, ecco, in questo tempo. Ecco, io penso che in questa prospettiva possa portare due vantaggi anche, diciamo, nell'immediato, da spendere nell'immediato in questo continuo processo di apprendimento a cui tutti noi siamo sottoposti. Il primo è quello di incoraggiare una pedagogia pratica, una pedagogia di azione, dove tutti devono agire, tutti devono interagire con la tecnologia e con gli artefatti, con la materialità. E poi è anche un modo per dare valore a una modalità di apprendimento meno centrata sull'insegnante. Ho un insegnante in famiglia anch'io, quindi so quello che sto dicendo, però in questa prospettiva forse sono proprio i processi informali, le relazioni che acquistano poi valore. Chiudo con un riferimento alla professione, alla formazione professionale, perché non posso non farlo visti i trascorsi,
che praticamente sta vivendo lo stesso tipo di cambiamento. E quindi quello che è stato il nostro, la nostra abitudine del convegno del venerdì pomeriggio, lo spazio riservato alla formazione, anche qui, così come il nostro lavoro con la tecnologia è diventato diffuso e pervasivo, anche la formazione professionale lo è. Io proprio per motivi di studio mi sono dedicata alla ricerca di webinar online, delle proposte che arrivano dagli ordini, dalle associazioni, e è veramente difficile poter scegliere, vista l'offerta ampia che si è appunto fortunatamente insomma realizzata. Allora qui forse per il professionista la vera sfida oggi diventa saper scegliere quale formazione seguire, come investire il proprio tempo, perché allora non è più un discorso di crediti formativi, la tabellina da completare, diventa veramente l'obiettivo della formazione professionale diventa imparare il modo migliore possibile di fare le cose. E pensando a quelli che sono i valori, insomma, della nostra collegialità, ecco che il richiamo è proprio quello alle comunità di pratica, all'imparare, no, dalla condivisione, altro valore appunto richiamato nella relazione del professore appunto prima. E quindi questa idea di una comunità che autoapprende e di un apprendimento appunto collettivo che nasce dalla pratica quotidiana della nostra professione. Grazie. Grazie, grazie mille davvero. Tra l'altro quest'ultimo concetto che toccavi era stato toccato prima anche dal professor Agassisti, la massivizzazione anche della formazione post laurea, della formazione professionalizzante. Onorevole Fusacchi, buon pomeriggio. Lo ricordavo prima, lei è membro della commissione parlamentare proprio dedicata a scienza, cultura e istruzione, ma ha anche un pregresso, se non ricordo male è stato capo di gabinetto della ministra di istruzione Stefania Giannini e insomma ha ormai anni di trascorsi e di esperienze proprio nell'ambito dell'istruzione, dell'organizzazione e dell'amministrazione del comparto educativo ed istruttivo. Ha visto un po', secondo me, nell'arco di pochi anni il mondo cambiare, lo abbiamo visto un po' tutti anche grazie in considerazione della tecnologia e delle novità che sono state introdotte con i nuovi strumenti, nell'ultimo anno non ne parliamo. Ci ricordava prima il professor Agassisti che perché questi nuovi modelli educativi, formativi funzionino, è indispensabile che anche il regolatore e anche le istituzioni facciano la loro parte. Ci sono tutta una serie di attività che competono effettivamente alle istituzioni, favorire lo sviluppo del settore edutech, la formazione dei docenti, l'investimento, favorire investimenti pubblici nell'ambito dell'istruzione e della formazione in questi contesti. Come stanno ragionando le nostre istituzioni? Come vedono ciò che sta succedendo e quali sono le prospettive? Cosa ci possiamo aspettare nel futuro a breve e medio termine? Buongiorno a tutti, mi sentite anzitutto? Perfettamente, sì. Perfettamente, onorevole. Allora, ci aggiungo che sono tornato in Italia, la ricostruzione che faceva lei, io sono tornato in Italia 10 anni fa da Bruxelles per finire al Ministero dello Sviluppo Economico e occuparmi della prima legge sulle start-up innovative, quindi sono passato dalla tecnologia all'istruzione e adesso stiamo tutti tornando immersi nella tecnologia. Adesso torno sulla domanda che mi faceva rispetto a che cosa ci possiamo aspettare dalle istituzioni. Io prima però volevo farvi, riprendendo anche alcune cose che ho sentito, purtroppo stavo nella capigruppo il presidente Fico, quindi mi sono perso la prima parte dell'intervento del professor Agassisti, però poi ho sentito l'ultimo intervento prima di me. Volevo riprendere alcune cose di considerazione generale e poi entrare su alcune questioni molto pratiche, secondo me, molto di dossier che noi stiamo esaminando, che forse è la parte anche più interessante che voglio condividere, no? di cose che sono all'ordine del giorno del governo, e sul governo vedremo, soprattutto il Parlamento, e poi vedremo questa sponda inusuale per cui il Parlamento come forza di maggioranza quasi coincide con le forze del governo. L'avvocato prima parlava di più futuri. A me piace, ma c'è una delicatezza secondo me da usare lì dietro, perché il problema è che rischiamo pure più passati noi ancora. Cioè, se io la metto con una parola un po' più alta, se vogliamo, un po' più
come dire, poetica, e non parlo di futuro e parlo di utopie, e quindi parliamo di più utopie possibili, il problema è che noi stiamo in un momento storico in cui c'è un rischio di distopie. Cioè noi stiamo in una fase, secondo me, storica delicatissima, perché il rischio di involuzione, il rischio di collasso, il rischio di... Vuol dire, io adesso parliamo di istruzione, formazione, però prendiamo la questione centrale, i vaccini, il piano vaccinale. Cioè, l'Europa, che io voglio dire, vengo da Bruxelles, non devo, come dire, fare dimostrazioni pubbliche della mia fede da federalista europea, ci mancherebbe altro. Però siamo in una situazione in cui la Serbia sta dimostrando di fare meglio dell'Unione Europea. Boris Johnson e la Brexit stanno avendo il più grosso spot pubblicitario sul fatto che uscire funziona meglio che non cercare di coordinarsi su una sfida sovranazionale per definizione. Attenzione, cioè siamo nel pieno del paradosso logico. Cioè le istituzioni europee si sono incartate, se mi permettete questa espressione colloquiale, su una questione che rischia di fare ogni giorno che passa più morti e soprattutto di fare la differenza se vinciamo la pandemia quest'anno oppure ce la portiamo per tanti altri anni dietro, perché ogni ritardo sul piano vaccinale comporta che diamo tempo al virus di mutare, varianti e tutto quello che sappiamo. Allora, in questo contesto qua, perché dico? Perché è vero che abbiamo più futuri possibili, ma abbiamo anche più utopie possibili, oppure più distopie da gestire, a cui dover stare molto attenti. Allora, qui c'è una parola molto semplice, la parola futuro, che è una parola molto concreta, che viene calendarizzata in aula, di cui il governo si deve occupare, si chiama Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono 200 miliardi e oltre. Perché lo dico? Perché non vorrei che... in tanti ci fossimo convinti che è semplicemente un super budget che ci abbiamo a disposizione. Quella può essere la più grande opportunità che abbiamo come paese o la nostra più grande iattura, perché il rischio di collassare sotto una mole di risorse così finanziarie così significative è altissimo. Io stavo vedendo i dati, vado un po' in ordine sparso, ma nemmeno troppo, sui decreti attuativi che ancora devono essere fatti di tutti i provvedimenti varati nel corso dell'ultimo anno. Cioè, qui servirebbe un governo parallelo al governo Draghi, faccio una battuta ovviamente, che smaltisce il pregresso ancora prima di cominciare a occuparsi del prossimo futuro. Secondo, noi non è che possiamo pensare di investire 200 miliardi senza avere una visione chiara di questo paese dove deve andare. Quindi l'esercizio sul PNRR, il Next Generation EU, ci costringe a scriverlo questo futuro. Cioè ci costringe a deciderlo. Non è che possiamo dire ci attrezziamo per, no, ci attrezziamo se... E il se significa che noi dentro quel documento che mandiamo a Bruxelles, che è una maniera poi per dirlo a noi stessi, che però va fatto con alcuni criteri, alcuni crismi, dobbiamo prendere alcune decisioni strategiche molto importanti. Lo dobbiamo fare nei prossimi 2 mesi. Non è che lo dobbiamo fare, poi lo potremo aggiustare, indirizzare, ma io oggi vengo da una capigruppo che per i non addetti ai lavori è l'incontro di tutti i capigruppo del Parlamento e le forze politiche, presieduto dal Presidente Fico, che fa il calendario del mese, e noi il 30 marzo portiamo in aula la votazione sulla risoluzione della Commissione Bilancio sul PNRR, sul Next Generation EU. Quindi oggi ora di pranzo in Commissione settima alla Camera abbiamo fatto un altro pezzo di discussione sulla proposta del PNRR per capire questa Commissione parlamentare che ne pensa e quali sono le proposte. Quindi il futuro è una cosa terribilmente presente, non so come dire, e lo dobbiamo declinare nelle prossime ore, cioè dobbiamo scriverlo, dobbiamo dirlo. Questo lo dico perché a me, come dire, mi vengono i brividi solo a condividerlo questo pensiero, perché è una grande responsabilità, una grande opportunità, ma se non lo facciamo bene, se pensiamo di farlo semplicemente con i giochetti soliti per cui un pezzettino a te, un pezzettino a me, io non vedo la cosetta non troppo esatta, abbastanza sbagliata che hai fatto tu e tu non vedi la mia, quella meccanica lì, guardate che ci porta contro un muro. Cito un tema, poi non ci torno più, perché è il tema dei temi, io l'ho detto pure durante il voto di fiducia al Presidente Draghi, che è un tema che ci riguarda tutti e che è, come dire, sempre l'elefante nella stanza. E cioè noi possiamo prendere tutte le decisioni che ci pare, tra pubblico e privato, tra vari mondi e pezzi della società, l'università, quindi l'accademia, la politica, le istituzioni, ma poi c'è sempre l'elefante nella stanza, che in questo paese si chiama pubblica amministrazione. Cioè noi, questa cosa qui, quando parliamo di tecnologia e quando parliamo di formazione, ecco, abbiamo una pubblica amministrazione, lato senso, con tutte le eccezioni al caso, assolutamente non attrezzata per affrontare quello verso cui ci stiamo andando nei prossimi mesi in termini di uscita dalla pandemia, ripresa in termini di ripresa della società, dell'economia, di tutto, e ovviamente gestione di tutta la dimensione formativa che va accompagnato. Quindi è chiaro che adesso io mi concentro, vi dico 2 o 3 cose sulla parte scuola, università, formazione professionalizzante, però attenzione perché... se abbiamo 200 miliardi mettiamoli su tante cose importanti, ma se abbiamo 100 lire vanno messi sulla sulla rigenerazione della pubblica amministrazione italiana. Perché guardate che poi il resto possiamo decidere qualsiasi cosa. Io posso fare la più bella e migliore riforma degli ITS,
visto adesso in legge di bilancio ci sono anche un sacco di risorse per questo, ma poi c'è sempre un ministero che me la deve attuare quella roba lì. E quindi, ho preso questo esempio, potrei prendere su tutto. Quindi se noi non siamo in grado di ripensare da capo e in maniera veloce, rapida, non facendo l'enorme mega riforma della PA, ma facendo una serie di interventi chirurgici a partire dal reclutamento. Torniamo sulla formazione. Noi abbiamo sbloccato il turnover, ci sono decine di migliaia di posti a costo zero da prendere dentro tutte le pubbliche amministrazioni, dai ministeri ai comuni. Vogliamo prenderli giovani diversi, diversi nel senso con competenze diverse, che portino energie fresche? Sono formati adeguatamente questi? Chi li forma? Stiamo pensando che appena arrivano devono fare un boost di formazione aggiuntiva per capire come non finire normalizzati, perché noi possiamo prendere pure Einstein, ma se lo mettiamo in una pubblica amministrazione italiana, dopo una settimana assomiglia alla media di quelli che già lavorano dentro quella pubblica amministrazione italiana, dove, ripeto, ci sono delle competenze eccezionali, strepitose, ma mediamente il sistema non funziona. Questa formazione qui ci sta pensando qualcuno? Chi la fa questa formazione qui? Voi lo sapete che io, quando ho fatto il capo di gabinetto al Ministero dell'Istruzione, sono arrivate miliardi di euro sull'edilizia scolastica, in tutto il Ministero non c'era un ingegnere. Non un ingegnere edile, un ingegnere. Voi lo sapete che il Ministro Speranza, il Ministero della Salute, non può contare su uno statistico? La pandemia come la sconfiggiamo senza gli statistici? Cioè, allora, questa è la situazione. Vado su alcune questioni invece più puntuali e faccio tre flash veloci. Il primo, sulla scuola. Perché è inutile girarci intorno, se noi parliamo di tutto quello che stiamo discutendo, se non parliamo della scuola, vuol dire, nessuno di noi negli ambiti dove sta ci avrà sufficiente bacino attrezzato su cui intervenire, perché ci siamo giocati le prossime generazioni. Io qui vi chiederei anzitutto un aiuto, cioè la prima cosa è, noi stiamo facendo una grandissima confusione tra didattica a distanza, didattica in presenza, cioè al netto della complessità di gestire ovviamente i contagi, la pandemia, eccetera. Uno, non stiamo facendo tutti gli sforzi che servono per riportare i ragazzi e le ragazze in presenza, e qui si potrebbe aprire vaste programmi, soprattutto adesso che ovviamente andiamo verso un inasprimento, un ritorno dei contagi, varianti eccetera, diventa ancora più difficile. Il punto però è che l'impatto culturale mi interessa di quello che sta succedendo, e non parlo nemmeno ancora di apprendimenti, su cui c'è un problema serio, e io mi auguro che vengano fatte le prove invalsi fatte bene, perché già stiamo rifacendo, no, ma non dobbiamo farlo, non dobbiamo farle. Se noi non abbiamo i dati per capire che cosa è successo in quest'anno, mi spiegate come interveniamo? Cioè questo paese c'è un enorme problema di dati e di capacità di fare della cultura del dato la cultura di partenza su tutto. Ma chiusa la parentesi. Allora, con la DAD che cosa sta succedendo? Che io vedo un rischio serio di luddismo tecnologico, altro che tecnologia e formazione. L'esasperazione di una didattica integrata da remoto, fatta male, perché nella maggior parte dei casi, per mille ragioni, come dire, su cui adesso forse non ha senso entrare, però è stata fatta male, nonostante gli sforzi encomiabili della maggior parte dei docenti italiani, è stata fatta male perché abbiamo un enorme problema di connessione. Io penso che dovremmo mettere il diritto alla connessione in Costituzione noi, perché sennò di cosa stiamo parlando nel 2021? Ma è stata fatta male la DAD in tanti casi, per mille ragioni, indipendentemente spesso dai docenti o dal corpo docente, o comunque anche in parte da una inadeguata formazione organizzata per quel corpo docenti, sta portando che la reazione è: quella roba fa schifo, quella roba non la voglio. Attenzione, io non voglio tornare alla scuola analogica di prima. Cioè, benissimo, nessuno baratterà mai la scuola in presenza con la scuola a distanza, ci mancherebbe altro, non fosse per la dimensione fondamentale insieme all'apprendimento e alla socialità. Ma ricordo a tutti che senza la tecnologia noi questo periodo non avremmo fatto scuola per niente. Quindi uno, direi, cominciamo a chiamarla didattica della pandemia, didattica della quarantena, così quando finisce sta roba ce la lasciamo lì, ma tutto quello che stiamo imparando, ce lo dobbiamo portare dietro, anche nel dramma, perché la scuola di domani deve essere una scuola, se io prendo la metafora con la realtà aumentata, che si chiama scuola aumentata. Cioè noi possiamo tornare al banchetto, il ragazzino, banco, voglio aprire la questione dei banchi a rotelle, non so, il banco con le rotelle o senza, la lavagna in ardesia, la maestra o il professore che spiega, i ragazzi, i bambini, le studentesse a un certo punto rispondono, cioè quella roba lì è l'800, non è più il 900. Allora come facciamo tesoro per costruire un modello educativo completamente diverso, dove la tecnologia ha un ruolo fondamentale che non sostituisce ma amplifica tutta una serie di potenzialità e di possibilità dentro la scuola? Questa riflessione chi la fa? Dove la facciamo? La facciamo in Parlamento, la facciamo con i corpi sociali, la facciamo nelle scuole? E guardate che c'è una resistenza pazzesca, perché c'è una resistenza che sta intersecando tre cose tremende. Uno, la resistenza di una parte del corpo docente. Due, la resistenza di una parte significativa delle famiglie italiane, perché vedono la DAD come dire, la fregatura che hanno dovuto subire per questi mesi. Tre, la resistenza degli studenti che stanno andando in depressione psicologica. Noi abbiamo fatto le audizioni in commissione con degli studenti anche. Non è che ci sono venuti a parlare di chissà che cosa che non funzionava, la connessione, la DAD,
il professore, no, ci sono venuti a dire: guardate, noi abbiamo bisogno di sostegno psicologico, la maggior parte dei nostri compagni di classe sta andando in depressione. Punto. Allora, cioè, noi, vuol dire, questo è il tema. E quindi lì poi ci si innesta la formazione dei docenti, ci si innesta tutto quello che vogliamo, però ci si innesta l'estate. Noi come sfruttiamo l'aria aperta, la tecnologia, il terzo settore italiano, per non buttare a mare la prossima estate? Cioè non è che adesso ritorna e ci richiudono dentro, vi richiudiamo, non so più manco che parte in commedia uno qua fa, ma insomma diciamo che normalmente sono decisioni del governo che noi in Parlamento più o meno ratifichiamo fino adesso. Però non è che richiudiamo adesso e magari rischiamo di richiudere fino a una parte avanzata della primavera o dell'estate, e quando riarriva l'estate, no, è arrivata l'estate, quindi adesso si rifanno 3 mesi in cui ci rivediamo a settembre. E non va più bene questa cosa, Secondo elemento, finisco la filiera, come dire, di università, qui si apre un mondo. Vi segnalo solo 2 cose. Uno, stiamo parlando troppo poco di riportare gli universitari in presenza. Questo è un dibattito che c'è nella scuola, ma guardate che il danno anche qui culturale, psicologico, di apprendimento che stiamo facendo gli studenti universitari, pure lì è significativo, perché l'università, ancora di più della scuola, non è solo il bravo professore che secondo me a 18, 19, 20 anni non è la socialità, non è la razionalità, ma certo la gestisci meglio che un ragazzino delle elementari, per capirci, anche a distanza, ma è il fatto che tu magari spesso, nonostante le mille difficoltà, cambi città, te ne vai dall'università. Quando l'ho fatta io l'università era l'opportunità di scappare di casa. Cioè, e noi adesso pensiamo che possiamo tenerli dentro casa, cioè continuiamo la liceizzazione del paese praticamente. Allora, ancora una volta, è molto complicato tornare in presenza per le questioni vaccinali, ma qui non è una questione se è difficile o non è difficile, è una questione se è una priorità o non è una priorità per il paese. Si prendono delle misure di un certo tipo per facilitare una didattica ibrida il più possibile. Sta cambiando il modello universitario, stanno crollando le iscrizioni in tante università americane, perché tutti sanno che andare alla grande università americana ti mette in contatto con i migliori professori o tra i migliori professori del mondo, ma soprattutto ti crea una rete di relazioni con altri compagni e compagne che ti porterai per la vita. Se ti perdi quella cosa lì, ora, facendo le dovute considerazioni, se tu non hai quella capacità di crescere con una squadra di compagni e compagne con cui decidi che a un certo punto vuoi cambiare il mondo e poi ti trovi un'occupazione per contribuire a farlo, noi stiamo uccidendo una parte significativa, stiamo dimezzando il sogno, cioè stiamo trasformando l'università non come lo strumento di emancipazione e lo strumento con cui il più importante strumento che tu ti dai a quell'età per contribuire a dare una scossa al mondo che non ti piace, lo stiamo trasformando in una passerella per cercare una qualche occupazione domani, in un mondo sempre più difficile. Quindi pure qui questo elemento, e l'altro elemento, ci sono anche qui delle cose che non hanno a che vedere col Covid, ma che noi finalmente dobbiamo prendere di petto. Vi potrei citare mille cose, ma la segmentazione per compartimenti stagni all'università, dove ci sono mille eccezioni positive, come al solito per fortuna, ma è ancora troppo per compartimenti stagni. Cioè, allora lì ci sono mille cose da fare, che hanno a che fare anche con come fanno carriere i docenti universitari, con tante cose. Ma ce n'è una piccola, per esempio, che vi cito semplicemente perché ci stiamo lavorando e la porteremo, spero, a casa a breve. Noi, non so chi quanti lo sa, penso il professor Casisti ovviamente lo sappia, non so se lo sappiamo tutti, ma noi abbiamo un divieto di iscrizione contemporanea a 2 lauree nel nostro paese, che è data dagli anni 30, cioè un regio decreto degli anni 30, per cui non ci si può iscrivere a 2 università contemporaneamente. Ora, come pensiamo di costruire futuri, utopie, di mettere per iscritto una visione, se noi non siamo capaci, con il mignolo sinistro, di rimuovere, o destro, insomma, non voglio fare discriminazioni con i mancini, di rimuovere cose di questo tipo qui. Ultime 2 considerazioni. Uno è sugli ITS, le lauree professionalizzanti, e tutto quello che ha a che fare con questo mondo che facilita, con questa parte di formazione che dovrebbe facilitare il raccordo ancora più stretto fra la parte di formazione e l'ingresso nel mondo del lavoro. Qui noi dobbiamo superare un riflesso probabilmente storico e storicizzato nostro, di tanti, per cui esistono le scuole di serie A e le scuole di serie B, esistono le università di serie A e serie B, esistono i percorsi serie A e serie B. A me non convince del tutto un modello alla tedesca, per capirci, in cui quando non sai ancora chi sei devi decidere che cosa fare da grande, perché insomma pure lì secondo me servirebbe un altro paese, ecco, non basta semplicemente cambiare una legge o cambiare un modello, dire. Però detto questo, il fatto di incoraggiare
percorsi professionalizzanti e fare tutto quello che serve in quella direzione, secondo me è molto utile. Qui ci sono, lo dico perché è un'opportunità anche per la conversazione che stiamo facendo in prospettiva, ci sono state stanziate centinaia e centinaia di milioni nell'ultima legge di bilancio. Noi nel prossimo trimestre calendarizziamo delle proposte di legge sugli ETS, ad esempio. Il ministro Manfredi aveva cominciato, e bene secondo me, a lavorare sulle lauree professionalizzanti, tutto quel percorso lì. Questa è ancora una volta attualità. Cioè non vi sto, quello che vorrei condividere con voi, non vi sto trasferendo alcune idee che mi piacciono, vi sto cercando di fare un ragionamento su alcune cose su cui domattina ci possiamo mettere a lavorare insieme, perché mi sembrerebbe più utile questo. Queste sono cose che succedono nel prossimo mese, prossimi 2 mesi, prossimi 3 mesi, e che non sono tutto, sono ampiamente insufficienti rispetto a tutto quello che servirebbe, ma che se facciamo bene sono già un pezzettino delle cose nella giusta direzione, e quindi su questo, se vogliamo lavorarci, secondo me è importante. A questo si collega tra l'altro l'altra questione, la transizione ecologica, perché adesso abbiamo fatto il ministero, abbiamo fatto, faremo il ministero della transizione, ho fatto troppo anni ministeri, quindi faremo il ministero della transizione ecologica e vediamo come esce. Secondo me è un messaggio molto forte, molto bello e molto importante, però ancora una volta il super bonus 110, c'è una penuria di competenze in giro. Noi abbiamo fatto una misura molto significativa, ma guardate che i capi cantieri, gli ingegneri, cioè abbiamo bisogno di competenze green, la dico così. Allora, intersecare ITS, nuovo percorsi formativi di istruzione superiore, con il fatto che ci crediamo veramente che dobbiamo farla questa transizione ecologica, e che non è solo un marchietto che mettiamo sopra la testa di Roberto Cingolani in questo momento, di un pezzo del governo, questa cosa c'ha dei riflessi concreti su quello che poi facciamo concretamente. E quindi questo, come dire, è un po' la sintesi. In tutto questo c'è una parola che non viene mai citata, e cioè che però valeva, secondo me, era la parola più importante prima del Covid, adesso è ancora più importante, quando parliamo dei giovani, delle nuove generazioni, che si chiama orientamento. Cioè, questa è una cosa, è terza missione dell'università, ma adesso non parliamo, chiuderei sull'orientamento. Cioè, l'orientamento è un elemento indispensabile su cui il paese non si è mai allenato. Io racconto sempre l'aneddoto, quando ho fatto l'università nel 96, ho cominciato, non c'era internet, cioè c'era internet, ma insomma non ce l'avevamo noi, non avevamo i cellulari, non avevamo niente. Io mi ricordo mia madre che lavorava in banca e faceva la bancaria e non la banchiera, come ho scoperto a 10-11 anni con grande, poi quando mi hanno detto la differenza, mi riportò il libro di tutte le facoltà universitarie d'Italia, io davanti al camino a sfogliare sto libro e a scegliere, e sono finito a Gorizia, alla frontiera del mondo conosciuto, dove c'erano i barbari dall'altra parte. Perché? Perché i giorni prima dovevo scappare da casa, non perché stavo male a casa, ma perché dovevo scoprire il mondo. E però ho scelto quasi a caso, ma è andata bene probabilmente. Però allora, noi le politiche di orientamento, politiche di alternanza scuola-università, non solo scuola-lavoro, cioè esporre i ragazzi di oggi, grazie alle tecnologie, a quello che è il mondo là fuori, in diretta. Quando io facevo l'università, se sceglievo di fare legge, così, ecco, parliamo di una facoltà non a caso in questo consesso, se decidevo di fare legge nel 95-96, il racconto che mi hanno fatto a me, che era il migliore dei casi, potevo finire a fare l'avvocato divorzista, poi sapevo che c'era l'avvocato penalista. Poi, quando sono cresciuto, i miei coetanei che hanno fatto legge, quelli che hanno trovato delle nicchie di mercato e delle cose particolarmente interessanti, si occupavano, per esempio, di fusioni aziendali fra multinazionali in giro per il mondo. Per me non era un mestiere che esisteva, non sapevo manco che si potesse fare una cosa del genere. Allora, noi come facciamo a orientare, esponendo, nel senso proprio etimologico del termine, i nostri giovani al mondo che c'è là fuori oggi? Perché se quando ci siamo andati noi, qui più o meno siamo tutti coetanei, quando ci siamo andati noi, il tempo di velocità di cambiamento del mondo era sufficiente, per cui se andavi un po' veloce alla laurea, più o meno il mondo che era, ti ritrovavi alla fine della laurea, al primo ingresso al lavoro, era simile a quello che avevi quando facevi il liceo o la scuola superiore. Oggi non è più così. Allora noi l'orientamento lo dobbiamo fare, perché non ci possiamo permettere di investire in capitale umano, per usare un'espressione novecentesca ancora una volta, in maniera errata, o meglio di pensare che ci sia un'allocazione semirandomica delle vocazioni, delle passioni, se non creiamo tutte le condizioni che servono per farle emergere quando siamo ancora in tempo. E quindi su questo è un altro capitolo, secondo me, su cui dobbiamo lavorare tutto. Era importante prima, figuriamoci adesso, in cui non solo c'è un'accelerazione tecnologica tale per cui le cose cambiano, ma siamo di fronte a un'incertezza totale, perché non sappiamo, ovviamente per il Covid e tutti gli annessi e connessi, in che società ci ritroveremo fra 6 mesi, fra un anno, in quali difficoltà, con quali tassi di disuguaglianza, con quale chiusura di opportunità che magari c'erano state storicamente. Quindi ancora una volta la tecnologia può essere un grande strumento di aiuto, perché ci può permettere di capire come conoscere il mondo che sta là fuori e come connetterci con gli altri. Io quando andavo a scuola mi dicevano non copiare, non si copia, e non far copiare, pensa con la tua testa, devi fare.
sono cresciuto in cui ho copiato poco, ogni tanto qualcosina mi è scappata, insomma, ho fatto copiare più di quello che ho copiato, ma soprattutto ci ho messo un sacco di tempo per capire che le cose più importanti nella vita oggi non le fai più da solo. Che non vuol dire copiare o lasciar copiare, ma vuol dire che anche l'orientamento deve diventare un orientamento di gruppo, un orientamento di squadra, un orientamento di collaborazioni. Perché si imparano un sacco di cose che probabilmente saranno utili domani, compreso per tutti quelli che vorranno fare politica e che dovranno finire in un Parlamento complicato dove l'elemento di collaborazione, di copiare o non copiare, sarà molto più importante che tante altre cose. Onorevole, la ringrazio moltissimo. Volevo far notare, non so se si vede alle mie spalle, ma nel mio piccolo ho una transizione ecologica, l'ho fatta anch'io mettendo un ficus nella mia stanza. Temo di non essere in grado di andare oltre. Io anzi spero che sopravviva il più possibile, non ho mai avuto un grande pollice verde. La ringrazio moltissimo. Io il professor Agassizi mi aveva informato che per le 16:35 dovrà lasciarsi anticipatamente. Io chiederei la cortesia, scusandomi con il collega Iuri Rudi, di ripassare prima di chiudere il giro, passando la parola appunto a lui, e di ripassare un secondo al professor Agassizi la parola, perché c'è un tema che è quello delle competenze digitali, sul quale io gli chiederei di dirci due parole, e non so se in qualche modo voleva intervenire dialogando anche con l'avvocato Broccardo o con l'onorevole Fusacchia esattamente su questi temi o su ciò che ritiene lui più opportuno a tal proposito. Sì, la ringrazio intanto avvocato, anzi mi scuso anche con l'avvocato Iuri Rudi di questa, insomma, di dover fare questa piccolo approfondimento, perché poi, come avevo anticipato, purtroppo dovrò lasciare. Io approfitto dell'occasione che mi è data di poter interloquire sia con l'avvocato Broccardo che con l'onorevole Fusacchia sul tema, e colgo una delle questioni che ha accennato ora l'onorevole Fusacchia sul grado di velocità, diciamo, del cambiamento del contesto e quindi anche delle competenze necessarie per vivere all'interno di quel contesto. Oggi si fa un gran parlare del ruolo che hanno le competenze digitali per vivere da cittadini, diciamo, consapevoli all'interno del contesto sociale, economico e culturale in cui ci troviamo. E certamente in questo momento di ripensamento dei sistemi educativi nel nostro paese, in giro per il mondo, c'è l'idea di mettere un po' al centro la necessità di sviluppare quelle competenze che, oltre a quelle disciplinari, oltre a quelle, diciamo, più soft, cosiddette non cognitive o socio-emozionali, consentono di vivere le circostanze che ci troviamo di fronte adeguatamente equipaggiati. E quindi si è così un po' creato questa categoria delle competenze digitali, a cui io da un lato credo molto, cioè credo davvero che sia possibile mappare un insieme di conoscenze e di competenze che sono tipiche del contesto digitale in cui viviamo, e non penso solo, diciamo, a cosa è necessario sapere, ma anche a quali competenze, a quali azioni occorre essere in grado di far fronte con la nostra, diciamo, literacy digitale. Dall'altra parte, però, mi pare anche che il modo di promuovere la conoscenza e l'utilizzo di queste competenze non passi necessariamente dall'istituire, diciamo, una materia competenze digitali. Mi sembra anzi che tutto questo passi dall'uso anzitutto di chi educa, e poi dall'aiutare chi è educato a un uso consapevole della tecnologia e delle competenze in questa direzione. Ci tenevo a fare questa sottolineatura rispetto alle cose che ho raccontato prima e quelle che poi ho sentito raccontare dall'avvocato Broccardo e dall'onorevole Fusacchia, perché, ecco, mi è sembrato un elemento che ha accomunato un po' i nostri tre interventi, no? Cioè quello di non mettere in una nicchia di competenze in qualche modo eccessivamente codificate un certo tipo di insegnamento, di approccio all'insegnamento, ma anzi di provare a utilizzare le tecnologie e le conoscenze di tipo digitale lungo tutto l'arco dell'esperienza educativa e professionale. Quindi ci teniamo a fare queste sottolineature, anche a sentire magari una loro reazione rispetto a come impostare questo tema.
Non so se l'avvocato Brocarlo o l'onorevole Fusacchia vogliono intervenire su. Volentieri dopo l'avvocato. Tempo di riattivare il microfono. Sì, mi è piaciuta tantissimo una definizione di transdisciplinarietà che ho sentito da poco, confesso, del terzo che unisce. Allora questa visione, no? Provare a mettersi a guardare la terra dalla luna, no? E vedere che è contemporaneamente notte e giorno. E quindi è questa visione appunto globale. Io vedo appunto la famosa competenza digitale proprio come questo, come una competenza transdisciplinare, trasversale, che va a toccare appunto il bambino che si trova appunto a fare coding con un'amichetta australiana, ad esempio, utilizzando piattaforme, al professionista che lavora, che svolge la sua attività professionale senza più il limite della circoscrizione territoriale del suo tribunale. Ecco, quindi sicuramente è un qualche cosa che tocca tutti e a tutti i livelli, a tutte le dimensioni. Quindi è proprio un po' questa logica, no? Di qualcosa che unisce tutto il resto. Quindi a maggior ragione in questa visione socio-materiale che mi sento di sposare. Se posso aggiungerci due battute, no, vabbè, penso che dentro questa stanza siamo tutti d'accordo sul fatto che da tempo, insomma, è chiaro che non stiamo parlando di un nuovo settore, quindi non va trattato come un settore. Io coordino l'intergruppo parlamentare sull'intelligenza artificiale, no? Che è un pezzo del digitale, adesso semplifico dicendo una mezza blasfemia, ma insomma, tanto ci capiamo. Lì ovviamente c'è un intergruppo parlamentare perché taglia trasversalmente, oltre che a gruppi politici, ma anche alle competenze di tante commissioni diverse, per definizione. Eppure lì sappiamo che stiamo parlando di general purpose technology, come si chiama, cioè è come l'elettricità, non so come dire, quindi non è... Allora, detto questo, torniamo sempre lì, cioè vi faccio due riflessioni molto veloci. Allora, anzitutto sono d'accordissimo, se non è un settore non può diventare una materia, e quindi deve essere la scuola che diventa digitale. Cioè, a me fa ridere quando diciamo c'è la scuola e poi c'è la scuola digitale, no, cioè o la scuola è digitale in futuro, non è, perché che non vuol dire che stiamo a casa a fare lezione. Vuol dire che il digitale integra la didattica, integra l'organizzazione della funzione, come dire, la maniera in cui funziona una scuola. Allora, se torniamo nella PA, scusate, ma avete capito che ho sta passione per questa cosa che non mi segue mai nessuno, perché insomma è l'argomento meno sexy del mondo, la pubblica amministrazione. Però se torniamo alla PA, c'è ancora troppa PA che è convinta che la digitalizzazione sia l'informatizzazione. Cioè, io c'è il digitale e lo devo portare dentro la PA, e quindi devo digitalizzare le procedure che avevo prima, devo digitalizzare le gerarchie che avevo prima. No, è il contrario, non devo portare il digitale nella PA, devo portare la PA nell'era digitale, che non è un gioco di parole. Vuol dire che io devo rimettere in discussione come funziona la mia organizzazione, le regole del gioco, e questo non ci spendo una parola di più, però attenzione che molto di questo si può fare con le regole che già abbiamo, non servono tantissime altre leggi, serve attuare in un modo diverso tante cose che già abbiamo. L'ultima questione, e questo lo dico perché se il digitale non è un settore, a me piacerebbe che il ministro per la transizione digitale avesse un ruolo più ampio di quello che attiene allo stretto riparto di competenze fra ministeri, perché come fa il ministro della transizione digitale a fare la trasformazione di pezzi della società se non si trova necessariamente d'accordissimo con altri ministri competenti? Allora qui... Io ho sentito una parola chiara dal presidente Draghi quando ha elencato i ministri uscendo dal secondo incontro del presidente della Repubblica, dicendo, adesso vado a memoria, posso sbagliare, ma il senso mi pare di ricordare così, che il ministro della transizione ecologica era messo, come dire, a capo di un coordinamento di più dicasteri. Ecco, secondo me dovremmo forse andare in una direzione simile con Vittorio Colao. L'ultima cosa sulla scuola, vi voglio lasciare con un'immagine. Io vengo dalle aree interne, sono di Rieti. E quando facevo il capo di gabinetto e anche prima c'è questo dibattito infinito, annoso, semi-irrisolvibile, per cui si stanno spopolando le aree interne. Cosa facciamo con le scuole delle aree interne, con i bambini e le bambine delle aree interne? E guardate che non è bianco-nero, perché da un lato se io ti tolgo la scuola ti sto levando un presidio,
ti sto contribuendo allo spopolamento, ti sto facendo un danno sotto vari profili. Ma se io ti tengo la scuola, in quella scuola ci vanno 5 bambini, voi capite che ti sto facendo comunque un danno, perché ti sto creando una socialità ridotta, ti sto dando il contentino per cui non ti faccio spostare, ma poi quale livello di istruzione, di socialità ti sto assicurando in quel pezzo di area interna? Allora, possibile che non si può lavorare sull'ibridazione del modello analogico e digitale e tecnologico nelle scuole delle aree interne? Perché quei 5 ragazzini che io non sposto da quell'area interna non possono fare una classe dove sono collegati in diretta con altri 5 ragazzini a 100 km in un altro pezzo di area interna? O magari sono collegati con 5 ragazzini che stanno in Australia? E fare una parte di scuola in un certo modo solo analogica, una parte di scuola più integrata e una parte di scuola in presenza integrata, dove io creo elementi tra online e offline di socialità diversa. Ora, non sono sicuro che da un punto di vista pedagogico, ognuno fa il mestiere suo, questa sia una brillantissima idea, ma mi piacerebbe che qualcuno me la contestasse, il fatto che non ci sia mezzo dibattito su questo. E nel frattempo Elon Musk arriva lui fisicamente su Marte, no, Perseverance, cioè la prossima volta ci vedremo Elon Musk con gli occhiali da sole su Marte, e noi qua ancora discutiamo delle scuole, delle aree interne come se fossimo negli anni 90. Ecco, questo è quando dico è adesso il momento, anche per una questione di opportunità di risorse finanziarie, di discutere come aggiornare pesantemente il nostro modello. Chiaramente, se siamo tutti, giustamente, lo capisco, non voglio ridurre, però terrorizzati dal fatto che, cioè, l'unica nostra preoccupazione è sopravvivere al Covid. Guardate che la maniera migliore per sopravvivere al Covid è costruire il mondo in cui vorremmo vivere una volta che il Covid è finito, e non ci possiamo pensare dopo. Quindi, ancora una volta, non so se mi posso lanciare la proposta del governo parallelo che facevo prima, però c'è qualcuno che deve pensare all'emergenza, ma c'è pure qualcuno che deve pensare alla visione e a che cosa facciamo dopo. Se possibilmente sono le stesse persone che si occupano di entrambe, dosando bene il tempo e l'energia che dedicano al primo e al secondo, secondo me finisce meglio. Onorevole, la ringrazio. Siccome la pubblica amministrazione è anche un nostro chiodo fisso, io prima di lasciarla le vorrei strappare la promessa di rifarci compagnia per un altro dialogo ad hoc su quei temi, se posso. Quando volete, molto volete. Io la ringrazio moltissimo. No, sono io che ringrazio lei, ringrazio il professor Agassisti, entrambi so che ci dovete lasciare anticipatamente, ma la vostra presenza è stato veramente un regalo graditissimo, e io vi ringrazio anche a nome degli altri organizzatori di questi incontri. Grazie davvero, grazie, e buon lavoro a entrambi. Grazie, buon lavoro a entrambi. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. E a questo punto nulla più mi trattiene dal passare la parola all'avvocato Iuri Dudi, all'amico Iuri Dudi, cui chiedo nuovamente scusa se ho dovuto ribaltare un po' l'ordine dei nostri interventi, ma tra l'onorevole alla Camera e il professore che ci doveva lasciare siamo stati costretti un po' a improvvisare. Iuri, sei il padrone di casa, sei il creatore, il curatore di Gestilex, che dal punto di vista della formazione, almeno in ambito forense, rappresenta una novità assoluta, rappresenta un tu lo sai, te l'ho detto in mille modi, sia in privato che pubblicamente, sei esattamente l'esempio di un connubio assolutamente straordinario di avvocato che però è in grado di parlare più lingue e di dialogare anche con la tecnologia. Ti passo la parola anche in questo caso senza fare particolari domande, perché il senso di questi interventi è anche quello di portare la propria esperienza senza particolari stimoli esterni. Dici tu. Ti ringrazio ovviamente, saluto innanzitutto la Carla, che ci conosciamo da 10 anni e rivedo sempre con affetto e con grande veramente simpatia. Tutto quello che hai detto, Vittorio, ovviamente l'ha fatta la tara, visto che è viziata da un'amicizia, e adesso che siamo in consiglio entrambi anche da una colleganza, quindi va decurtato di un buon 90%, quindi, e forse riusciamo ad arrivare a quello che potrebbe essere la verità. No, ringrazio tutti, ringrazio anche... È un viaggio. Questi eventi formativi, così come lo erano del resto anche quelli di persona, per carità.
Sono un arricchimento personale perché consentono veramente di confrontarsi con l'altro, soprattutto in questo periodo di pandemia che ci costringe alla solitudine. Ma faccio una brevissima premessa, non vorrei fare un discorso metafisico. Ci consente di confrontarci perché è come quando si viaggia e si va all'estero, si vede che diverse culture ci arricchiscono, ci contaminano. E questo è il bello della formazione. Non è soltanto una sorta di differenza tra docenti e discenti, come se imparassero solo i discenti da questa scienza infusa che proviene dall'alto. È veramente un dialogo e un discorso tra pari, un colloquio che arricchisce veramente anzitutto, per quanto mi riguarda, ma credo anche gli altri relatori, tutti quelli che partecipano a questi discorsi, a questi dialoghi. Il mio è un intervento di contorno, ovviamente vista l'autorevolezza dei relatori che mi hanno preceduto non ho ovviamente la presunzione di portare alcun miglioramento, se non ho delle slide, ormai sono diventate un modo diciamo quasi tradizionale, se così si può dire, del modo della formazione. Ho due aspetti che vorrei riprendere dai relatori che mi hanno preceduto. Uno è quello dell'onorevole Fusacchia, che diceva, riprendendo quello proprio che è della tua locandina, Vittorio, cioè cosa si guadagna e cosa si perde nel passaggio dall'aula al web. Senza la tecnologia avremmo perso tutto, perché come diceva l'onorevole Fusacchia non avremmo fatto formazione, non avremmo fatto scuola. Quindi in una ottica di lungo periodo ovviamente il discorso cambia, ma nell'immediato, nel breve o nel medio, perché ormai è passato un anno dal primo lockdown, senza tecnologia, ovviamente mi invitate come se fossi un bambino al circo, no? Quindi parlando di tecnologia, chi mi conosce sa che ho una passione, quindi anche qui va fatta la tara. Però senza la tecnologia nell'ultimo anno non avremmo fatto non solo DAD, o come si chiama adesso, ma non avremmo fatto neanche formazione. E un po' qualche tempo fa nei convegni passati portavo l'esempio del razzo, ma adesso porto l'esempio della scuola, cioè la tecnologia è come il razzo, dicevo, cioè non è che senza la tecnologia si arriva più tardi sulla Luna, non si arriva, no? Quindi se uno ha la tecnologia si mette in groppa al razzo e sulla Luna arriva, se non ha la tecnologia sulla Luna non è che arriva più tardi, non ci arriva affatto, lo stesso lo stiamo vivendo in questo periodo, quindi sottolineo l'importanza di quello che ha detto l'onorevole Fusacchia, quindi l'importanza della tecnologia quale strumento non alternativo, ma al momento, e non si sa per quanto, uno strumento indispensabile per il raggiungimento dello scopo, che sia la formazione, che sia la scuola, che sia la Luna, in modo metaforico. Prima di mostrare le mie slide, delle quali però ovviamente è rimasto poco tempo, le taglierò, ma non è questo nel dialogo l'importante, voglio riprendere una considerazione molto interessante che ha fatto la Carla, sulla invisibilità della tecnologia. È verissimo, la tecnologia, la vera tecnologia, è quella che non si vede. Immaginiamo quando accendiamo la luce che premiamo il bottone, non sappiamo tutti i milioni, miliardi di cavi elettrici che ci sono dietro quella presa di corrente nel quale facciamo clic che dà e porta delle centrali elettriche che a loro volta sono nelle... C'è un mondo dietro, ma la vera tecnologia è quella che consente all'utente, nel caso la persona comune che accende la luce, di semplicemente premere un clic ed avere la luce, così come quella che ci troviamo oggi ad utilizzare, fortunatamente, finché dura, perché ovviamente basta che vada via la luce per l'appunto, che cada la connessione in internet per salutarci e finire questa bellissima riunione in un attimo, questo lo ripeto sempre scaramanticamente, ma proprio finché non si vede è la vera tecnologia, cioè quando emerge e attira l'attenzione vuol dire che nella tecnologia c'è un problema. Quindi oggi stiamo incontrando con l'onorevole Fusacchia da Roma, il professor Agassisti da Milano, tu da Modena, Carla da Bolzano, una riunione come se fossimo di presenza, ma in realtà non ce ne siamo accorti perché c'è tutto un grandissimo armamentario dietro che è, per l'appunto, come diceva la Carla, la tecnologia invisibile. E finché rimane tale, effettivamente è una tecnologia che funziona. Io mostrerei molto rapidamente, il mio discorso è molto più pratico, questo è giusto due punti che ho preso mentre parlavano i relatori che mi hanno preceduto, proprio per dimostrare il grande apprezzamento, oltre che la stima ovviamente nei confronti di Carla. Io parlerò molto prosaicamente, diciamo, della formazione professionale ordinaria e specialistica, limitatamente a quelle che nel corso di questi ultimi anni sono diventate le mie competenze, non so se definirle primarie o secondarie, comunque le mie competenze nell'ambito del ruolo che svolgo, diciamo, immeritatamente ovviamente all'interno del Consiglio sulla formazione professionale e che ha avuto un'accelerazione
nostro malgrado nel primo lockdown per la pandemia, che ci ha in un certo senso obbligati di far necessità virtù, come si dice, cioè di utilizzare questo strumento che stiamo utilizzando anche oggi per poter fare e incontrarci e dialogare, come dice appunto Vittorio. Molto prosaicamente, dicevo, perché ne faccio un discorso pratico, mi rivolgo, so che all'interno di Gestulex, che ormai conta diverse migliaia di utenti, non ci sono soltanto modenesi, quindi cercherò di fare un discorso diciamo molto generale, ma specificamente riferito alla formazione, che è un po' come le leggi delle 12 tavole che abbiamo studiato all'università, è una materia molto complessa, si tende a sottovalutarla, un po' come il condominio, se mi permettete il paragone, cioè quella materia che in realtà viene un po' snobata dai giuristi fini, ma che in realtà presenta alcune complessità non indifferenti, come vedremo. E la prima complessità è data dalla frammentarietà delle fonti che ne disciplinano appunto la materia, che sono la legge professionale, la 247 del 2012, il codice deontologico e poi una serie numerosa, di decreti ministeriali, di regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e dei vari regolamenti COA, perché poi viene disciplinata a livello territoriale dai singoli COA. I COA erano 165, poi con la riforma di geografia giudiziaria sono calati a 139, ma significa che ciascun forte, con ciascun COA, ha il proprio regolamento di formazione. E già la possibilità di offrire una piattaforma FAD che valga per tutti, questa è una sorta di nomofilachia della formazione, se mi passate l'espressione. C'è la possibilità di uniformare a livello nazionale, visto che la nazione è comunque unica, la Repubblica è una, la formazione da Bolzano, da Carra, fino ovviamente giù alla Sicilia. Da cosa voglio partire, senza fare un discorso troppo aulico, cercando di contenermi, poi taglierò, quando arrivo taglierò le ultime slide, se non arrivo le taglio, dalla ratio dell'obbligo, che come ricordava Carla prima, nella sua prima consigliatura al Consiglio Nazionale Forense, è un obbligo abbastanza recente, nasce da poco, è stato formalizzato nella legge professionale del 2012, ha trovato poi conforto, ovviamente attuazione regolamentare, per così dire, nel codice deontologico all'articolo 15, ma quello che voglio sottolineare e farvi notare è la ratio dell'obbligo della formazione, che è quella, molto pomposamente, se mi permettete, ma bella, di contribuire al migliore esercizio dell'amministrazione della giustizia. Quindi l'avvocato, mi riferisco agli avvocati nel mio caso, si forma all'obbligo formativo che trova la propria ratio nel contribuire al miglior esercizio dell'amministrazione della giustizia. E qui si incardina, trova il proprio fondamento nella cosiddetta funzione sociale dell'avvocato, che trova vari riferimenti normativi nella legge professionale, l'articolo 1, 3 e il meraviglioso articolo 8. Io so con Vittorio quando adesso, a differenza del passato, dove i giuramenti venivano fatti davanti al presidente del tribunale, oggi vengono fatti davanti all'ordine professionale e ogni volta ci emozioniamo, ogni volta che sentiamo i neoavvocati pronunciare queste parole. Ed è lì ribadita la funzione sociale dell'avvocato. La prima sentenza del Consiglio Nazionale Forense, nel quale si ribadisce la funzione sociale, considerate che la legge professionale del 2012 è entrata in vigore nel febbraio del 2013, quindi proprio in limine, per così dire, la prima sentenza del Consiglio Nazionale Forense è dove si ribadisce la funzione sociale che risponde alla ratio di cui ha l'obbligo formativo, quindi il riconoscimento sociale dell'avvocato, è proprio della Carla. Quindi Carla Brocca, non so se te lo ricordi Carla, ma la sentenza 69 del 2013, che finì a suo tempo anche in una newsletter del Consiglio Nazionale Forense, fu la prima sentenza del Consiglio Nazionale Forense che ribadì l'ovvio, per così dire, ma che ovvio non era fino a prima che fosse definito, cioè che l'avvocato esercita una vera e propria funzione sociale, quindi come dire noblesse oblige, l'obbligo di formarsi per poter garantire ai cittadini il giusto diritto dovere di difesa, e appunto si basa su una complessa e composta formazione del professionista. E ovviamente rientra, senza scendere troppo nel dettaglio, nel cosiddetto avvocato in Costituzione, partito dal presidente Mascherini, portato avanti dal presidente Masi attuale. Quindi è un discorso molto, molto complesso che, diciamo,
non è questa ovviamente la sede, ma giusto per in un certo senso giustificare di fronte agli occhi di quanti ovviamente guardano alla formazione come un impiccio, in un certo senso, lo sappiamo, non ci dobbiamo nascondere dietro un dito, quindi sappiamo che la formazione professionale per gli avvocati che la devono che sono soggetti appunto all'obbligo non è sempre piacevole, sperando che ovviamente lo sia sempre di più, migliorando la qualità degli eventi. Ecco, questo è un obiettivo che dobbiamo raggiungere. Sempre nel pratico, per diciamo limitare al pratico, per come sono un pratico, sono un avvocato, quindi non sono un accademico, il mio intervento vorrei cercare appunto di individuare quali sono i punti cardine della formazione, cioè chi ha l'obbligo di formarsi. Tutti gli avvocati, specifico gli avvocati iscritti all'albo, perché come sapete gli avvocati al momento di cancellazione dall'albo non perdono il titolo di avvocato, salvo che non ci sia stata una cancellazione / radiazione per motivi disciplinari, quindi l'avvocato che va in pensione e che si cancella dall'albo mantiene il titolo onorifico, per così dire, di avvocato. Quindi l'obbligo di formazione riguarda gli avvocati iscritti agli albi e anche ovviamente gli avvocati sospesi. Questa è una FAQ, come si dice, una domanda frequente, cioè l'avvocato che viene sospeso, che si sospende volontariamente dall'albo, che viene sospeso per motivi disciplinari, di fatto non esercita la professione, ma anche in quel caso ovviamente è soggetto all'obbligo formativo. E poi l'altro aspetto che torna spesso anche nelle domande frequenti, cioè anche i praticanti. Il regolamento della formazione continua, che ci ritroveremo da qui alla fine del mio intervento, specifica ed estende agli avvocati abilitati al patrocinio l'obbligo di formazione cui sono soggetti gli avvocati. Non sto a fare la distinzione tra avvocati abilitati al patrocinio, che oggi si chiama patrocinio sostitutivo, o praticanti semplici, perché lo do per scontato, tutti siamo stati praticanti, comunque tutti gli avvocati che seguono questo evento lo sono stati. È cambiata, è vero, la pratica professionale, il tirocinio professionale, oggi si chiama tirocinio sostitutivo, ma insomma cambia poco, eravamo abilitati prima e lo siamo adesso. Gli esentati sono le cariche dello Stato, le più alte cariche dello Stato, quindi il Presidente della Repubblica, il Consiglio dei Ministri, i parlamentari, i docenti e ricercatori universitari. Qui faccio solo un appunto. Inizialmente l'esenzione ex legge per i prof universitari era limitata ai crediti ordinari, successivamente è stata estesa anche ai crediti obbligatori in materia di deontologia. E poi l'ultima fase, che è quella della diciamo che riguarda tutti i comuni mortali, per così dire, cioè la cosiddetta esenzione per anzianità. Non è una grande anzianità, ma comunque diciamo 25 anni di iscrizione, almeno 60 anni d'età. E qua, se mi permettete una parentesi, già c'è, rilevo, un piccolo contrasto con la ratio molto alta di cui parlavo prima, cioè se è vero che l'avvocato deve formarsi e aggiornarsi, perché sono due le modalità, formazione e aggiornamento. Come si concilia questa esenzione ex legge con gli avvocati più anziani? Passatemi il tema, ovviamente i sessantenni non sono anziani, ci sto arrivando anch'io, quindi non siamo proprio, non sono anziani. Però come si concilia l'obbligo di aggiornarsi e formarsi con l'esenzione per l'avvocato che ha 60 anni? Anzi, con le grandi rivoluzioni che ci sono state in questi periodi, uno dovrebbe ritenere il contrario, no? Esentiamo il neolaureato, che magari è più pratico di tecnologia, e rendiamolo obbligatorio per il sessantenne che si è laureato in tempi in cui non c'era neanche il computer. Questa è un'obiezione che non difendo, no? Cioè, però ovviamente comprendo che diciamo è un tassello che merita un certo approfondimento. Effettivamente questo cozza con la ratio. Come dire, se c'è una formazione ed è un obbligo che riguarda la funzione sociale dell'avvocato, non ha senso escludere ed esentare gli ultra sessantenni, anzi per certi motivi forse dovrebbero essere quelli maggiormente soggetti all'obbligo. Quindi questa è una rilevo, una lieve contraddizione. L'altro aspetto sono degli altri esentati, non scendo in dettaglio, il regolamento sulla formazione esenta per motivi di salute, di parto, gravidanza, esigenza di maternità, paternità, questo per gli appassionati delle parità di genere è molto importante, perché non soltanto la madre ma anche il padre può godere di esenzione dall'obbligo di formazione per motivi di paternità, poi ovviamente per motivi di salute. Quando sorge l'obbligo? Anche questa è una domanda abbastanza frequente che ci viene rivolta non come consiglieri, ma lo percepiamo dalle email che la segreteria ci gira, e immagino che sia così in tutta Italia. Dal 1 gennaio successivo all'iscrizione all'albo, elenco, registro, quindi l'avvocato che si iscrive nel 2021, il triennio, perché l'obbligo è triennale, parte dal gennaio dall'anno immediatamente successivo. Come sapete sono 60 crediti formativi, di cui 9 in materia obbligatoria nel triennio, e di cui in particolare 15 crediti formativi all'anno per 3 in materia obbligatoria. Come vedete non c'è una corrispondenza esatta tra l'obbligo annuale, 15,
e l'obbligo triennale 60, perché 15 per 3 fa 45, non 60, ma questa è una previsione di favore, nel senso che in un anno puoi farne 15 anziché 20, quindi questa è una modalità, diciamo, che crea un po' di confusione, ma sostanzialmente è di favore per gli iscritti. Poi ci sono delle particolari disposizioni nel 2020 e 2021, ma non abbiamo tempo, non voglio dilungarmi, le trovate sul sito, perché c'è una nuova regolamentazione della formazione che ha tenuto conto del periodo in cui viviamo, sia per il 2020 sia che per il 2021. L'unica cosa che voglio farvi rilevare è che nel 2020 e nel 2021, credo, forse spero, ma credo che anche in futuro viene abbattuto e superato il limite del 40% per i crediti ottenibili tramite FAD, che è quello che stiamo facendo oggi, cioè la formazione a distanza, perché il regolamento e le relative attuazioni da parte del CNF imponevano un limite di crediti acquisibili tramite FAD fino al 40% dei crediti complessivi, quindi 60 massimi, il 40% dei 60 al massimo poteva essere ottenuto tramite FAD. Nel 2020 e nel 2021 questo limite del 40% è stato eliminato. Vado molto veloce, scusatemi, ma le slide poi le metterò a disposizione degli iscritti nella pagina dedicata all'evento. Passiamo alle violazioni. Diciamo che dal punto di vista giuridico, come abbiamo imparato a scuola, non è una lex imperfecta, dove per lex imperfetta si intende una legge sprovvista di sanzioni. È un obbligo invece munito di una sanzione che è affidata nel senso di controllo, poi ovviamente c'è il CDD, poi ci sono delle altre sanzioni, ma diciamo ci sono dei controlli che sono specificamente ed espressamente affidati al COA, al Consiglio dell'Ordine, che verifica, e con le attuali tecnologie la verifica è un clic, cioè si va a guardare la scheda dell'iscritto e si vede immediatamente a video se ha i crediti sufficienti o no. Qui c'è la Carla, mi piace ricordare, è stata un'esperienza molto bella, abbiamo partecipato entrambi, tolgo soltanto un attimo la slide per guardarci, abbiamo partecipato entrambi nel 2012, per me è stato un onore, nella Commissione Deontologia del Consiglio Nazionale Forense, in quella che chiamo l'orizzonte degli eventi. Cioè nel momento in cui è cambiata non solo la deontologia sostanziale ma anche quella processuale, cioè un nuovo codice deontologico e un nuovo procedimento deontologico non più affidato ai consigli dell'ordine ma ai consigli di strettore disciplina. E abbiamo fatto in sede di commissione deontologica abbiamo scritto la bozza del nuovo codice deontologico, poi approvato dal Consiglio Nazionale Forense, ci abbiamo messo credo un anno e mezzo, forse due, di intensi lavori anche da remoto, all'epoca già lavoravamo da remoto, è venuto fuori secondo me un buon lavoro, non perfetto, e lo dimostra il fatto stesso che era già prevista in nuce la possibilità di una revisione periodica del codice stesso, questo è un ottimo senso di responsabilità e di umiltà che avevamo previsto all'epoca e che adesso ovviamente con la nuova consigliatura sta per essere emanato le nuove piccole ritocchi che giustamente il codice prevede, anche perché all'epoca, non so se vi ricordavate, ma quelli che non sono molto nel mestiere magari non lo sanno, c'era la cosiddetta atipicità assoluta dell'illecito e della relativa sanzione, cioè si andava a sentimento sostanzialmente, con tutto il rispetto ovviamente, però non c'era una previsione specifica dell'illecito deontologico e mancava anche una sanzione tipica dell'illecito deontologico. Quindi qualsiasi comportamento poteva assumere a seconda dei casi, a seconda dei luoghi, una più o meno rilevanza deontologica e una più o meno risposta deontologica in termini di sanzione. L'orizzonte degli eventi del 2012-13, sfociato poi nel nuovo codice deontologico entrato in vigore nel 2014, è stata proprio data dalla previsione dell'articolo 3 della legge professionale che parlava e parla per l'appunto di tendenziale tipicità dell'illecito e della relativa sanzione. E proprio a questo fine, mi ricordo, in sede deontologica avevamo valutato anche, considerate che i tempi non erano moderni, nel 2012-13-14 la formazione, come dire, c'era chi spingeva e aveva già la sensibilità, ma all'epoca non era così, non c'era questa sensibilità nei confronti della formazione professionale, era ancora prevalente in un certo senso, almeno questa era la mia sensazione, la spinta di coloro i quali osteggiavano la formazione come obbligo, e forse ne ha risentito anche la nostra commissione,
e ce lo ritroviamo, come dire, adesso ve la voglio riassumere per non dilungarmi, il codice deontologico è un po' come la carta costituzionale divisa in due parti, c'è una prima parte fino all'articolo 22 di principi fondamentali e poi ci sono le sanzioni. L'articolo 15, che è appunto contenuto nella parte, diciamo, generale, dei principi generali, sancisce il principio, l'obbligo di formazione professionale per tutti i criteri che ci siamo detti prima. E manca, come ci è stato fatto rilevare, nonostante avessimo fatto poi tutte le, diciamo, le richieste di pareri a ECOA, una specifica, adesso poi vediamo, sanzione per quanto riguarda l'obbligo. Quindi il sede di commissione deontologica si è affermata l'importanza della, come dire, della formazione professionale, però a differenza degli altri principi generali è mancato poi una specificissima, perché vediamo che qualcosa c'è, nell'ambito della parte speciale del codice deontologico. Perché l'articolo 70, che vedete indicato nella slide, dice che effettivamente è soggetta a sanzione dell'avvertimento, in quel caso chi viola i regolamenti in materia di emanati dal Consiglio Nazionale Forense e dal CO, però diciamo che probabilmente all'epoca siamo stati poco incisivi, poi magari chiederò alla Carla della sua autorevole punto di vista, io ero un componente esterno, la Carla era un componente effettivo, quindi del Consiglio Nazionale Forense, ma all'epoca probabilmente, anche perché la situazione era diversa, siamo stati poco incisivi nel prevedere una sanzione. È il sesto comma di un articolo 70 che prevede tantissime obblighi, tra cui anche quello di prevedere una sanzione dell'avvertimento, mi pare, aggravabile fino a censura, nel caso in cui non vengono rispettati da parte degli iscritti i regolamenti, tra cui anche quello della formazione. Quindi da questo punto di vista faccio, come dire, personale ammenda, perché probabilmente non eravamo ancora maturi. C'è tutto, la normativa c'è, il principio generale c'è, la normativa speciale che prevede la sanzione c'è, ma è probabilmente un po' sottovalutata, ecco, per quello che avrebbe meritato la previsione specifica dell'illecito. Poi ovviamente ci sono state delle resistenze da parte degli iscritti, perché ovviamente hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale, la formazione costituisce una sorta di limitazione all'esercizio della professione forense, questo ovviamente sono arrivate in sede giurisdizionale, hanno avuto rigetto, mi limito semplicemente a riportarle, anche chi ha fatto una sorta di ostruzionismo non formale, ma ostruzionismo vero e proprio, cioè dicendo io la formazione la faccio facendo l'avvocato, e ovviamente esiste la previsione dell'autoformazione, ma ovviamente per autoformazione, che è espressamente disciplinata dal regolamento di formazione, non ha nulla a che vedere con l'esercizio in sé per sé della professione forense, cioè ci sono stati degli incolpati poi sanzionati che ovviamente si sono difesi nei primi tempi, ma neanche tanto, come vedete la sentenza del 2018 dicendo io la formazione la faccio difendendo il cliente, non è quella ovviamente la formazione in proprio, oppure chi si è difeso dicendo io non solo mi informo, mi aggiorno e mi formo lavorando, ma ho così tanto lavoro che non ho tempo da perdere per la formazione. E anche questo è stato una sorta di attacco all'obbligo formativo che qui ovviamente io mi trovo nella veste istituzionale di dover difendere. Ma non voglio scendere nei dettagli delle singole fattispecie, vi rinvio semplicemente alla banca dati del codice deontologico del Consiglio Nazionale Forense, anche questo uno dei frutti di quel periodo che Carla ricorderà con l'avvocato Picchioni, nato dal cosiddetto orizzonte degli eventi, la possibilità, l'intenzione, l'intuizione del Consiglio Nazionale Forense di mettere a disposizione di tutti i consigli territoriali, quindi COA e CDD, uno strumento che garantisse una uniformità di trattamento da Bolzano fino a Canicattì, visto che bisognava attuare e dare attuazione in sede disciplinare di un unico codice che prevedeva la tipicità dell'illecito e della sanzione. Quindi l'idea in nuce era quella di fornire uno strumento che garantisse un'uniformità di trattamento per un medesimo illecito, sia che avvenisse all'estremo nord sia che all'estremo sud. E il modo per ottenerlo era quello di garantire, di mettere a disposizione di chi poi, il giudice naturale, il giudice di prossimità, cioè il consiglio territoriale, doveva poi applicare la sanzione disciplinare in concreto. Mi sto dilungando, ma poi mi interrompo, cioè non arrivo fino alla fine. Soltanto per la formazione voglio soltanto dirvi che non c'è soltanto un aspetto
adesso non vorrei fare il giacobino, che risulta anche un ruolo antipatico, ma giusto per dare un quadro della situazione. Non c'è soltanto una rilevanza deontologica, sapete benissimo ovviamente che le sanzioni deontologiche hanno natura amministrativa, ovviamente non hanno sanzione natura penale, però diciamo natura amministrativa in senso lato possono avere anche, ci possono essere, non come sanzione ma come conseguenza nel caso di violazione dell'obbligo del dovere, dell'obbligo di formazione. Questo riguarda in modo stratificato, si sono man mano aggiunti un po' alla volta, formando un quadro abbastanza terrificante, devo dire, perché la formazione è un obbligo la cui violazione comporta non soltanto sanzioni disciplinari, come abbiamo detto, ma anche sanzioni proprio sull'attività professionale, sia per quanto riguarda ad esempio i difensori d'ufficio, che per quanto riguarda gli avvocati iscritti all'elenco del patrocinio, ma per quanto riguarda proprio gli avvocati, ne parlavamo in consiglio l'altra volta e credo che purtroppo ne dovremo parlare presto, anche la permanenza degli avvocati nell'albo stesso, poi gli avvocati specialisti, che è l'ultima parte del mio intervento, ma credo che non avremo tempo per farla, perché la regolarità dell'obbligo formativo è un requisito sia di iscrizione che di permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio, quindi bisogna tener conto, io non sono iscritto, ma evidentemente uno può sottovalutare l'obbligo, ma se poi questo non è tanto l'obbligo di formarsi, ma è uno strumento per poter rimanere iscritto o per essere iscritto nell'elenco dei difensori, comincia ad assumere, capite bene, una certa importanza. E lo stesso per quanto riguarda l'elenco del patrocinio a spese dello Stato. Io faccio civile, quindi non esiste anche l'elenco del patrocinio del civile, ma in realtà riguarda più il penale. Capite come si va, come dire, sedimentando, no? Un'importanza graduale nel tempo, un po' come, adesso non voglio estendermi su ambiti che non mi competono, però una tutela, un po' come avviene nel caso del favor debitoris o del favor in favore del lavoratore. Il rischio è, e bisogna avvisarci ovviamente, è che man mano, stratificando un passettino alla volta, una tutela alla volta, a favore di una delle due parti in causa, come può essere in questo caso l'obbligo della formazione, come può essere il dipendente nel rapporto di lavoro, o come può essere il debitore nel rapporto delle obbligazioni civili, aumentando e incrementando anche per piccoli passettini degli obblighi, alla fine si stravolge quelli che erano gli equilibri, con l'intento pur sano di garantire una parte, evidentemente forse tutta questa serie di conseguenze che stiamo per vedere finiscono per rendere abnorme, no? Le conseguenze per una mancata o una violazione dell'obbligo di formazione. L'esempio più classico lo troviamo nella legge, l'articolo 21, il decreto ministeriale 47, poi vi trovate tutti i riferimenti, che addirittura prevedono la cancellazione dall'albo per il mancato assolvimento, la mancata regolarità della formazione professionale. Chi non è in regola con l'obbligo formativo, non essere in regola, i civilisti lo sanno, come l'adempimento esatto significa perfetto, quindi anche soltanto la mancanza di un credito comporterebbe in teoria la non regolarità formativa, questa in teoria per legge dovrebbe comportare l'avvio di un procedimento con la conseguente cancellazione dell'avvocato o del praticante non in regola con l'obbligo formativo ai sensi dell'articolo 21 e dell'articolo 2. Il CNF è intervenuto recentissimamente l'altro giorno con un parere dicendo, forse consapevole del fatto che questa è una normativa abbastanza, come dire, voglio usare degli aggettivi, ma diciamo ha detto aspettiamo il regolamento attuativo di questa disciplina per evitare per l'appunto che ECOA, facendo le proprie verifiche, verificando ad esempio che l'avvocato Rudi manca un credito nel triennio precedente, lo cancella dall'albo, perché questo prevederebbe sostanzialmente la norma di cui è sopra. E poi c'è la parte dell'avvocato specialista. Anche qui c'è tutto un mondo, che però sul quale non mi soffermerei, sulla disciplina relativa all'avvocato specialista. Dico soltanto, per quanto può interessare ai nostri colleghi di Modena, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena ha istituito due commissioni proprio per questa disciplina, poi salto le slide. Tra l'altro in una c'è l'avvocato Colomba, che riguarda i rapporti con l'università, perché c'è una particolare disciplina relativa alle convenzioni per l'organizzazione dei corsi. Un'altra commissione, di cui meritatamente faccio parte io insieme ad altri consiglieri, per quanto riguarda il rapporto con gli iscritti, cioè il ricevimento delle domande e la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense, è tutto in itinere, semplicemente è da molto in itinere, perché nasce da un decreto ministeriale del 2015, poi impugnato al Consiglio di Stato, ovviamente a vicende piuttosto alterne. L'ultimo decreto è del dicembre 2020, che risulta attualmente impugnato al TAR,
da parte di alcuni consigli dell'ordine, tra cui Palermo e Roma. Non mi, vi rinvio per brevità a queste slide che metterò a disposizione per non rubare troppo tempo. Sottolineo soltanto l'importante distinzione, perché ha rilievo disciplinare, tra l'avvocato specialista e l'avvocato che svolge in materia prevalente un'attività, perché spesso si legge specializzato in diritto civile. La specializzazione è un termine tecnico che può essere utilizzato solo dall'avvocato che effettivamente ha acquisito il titolo di specialista e che quindi si è iscritto nell'albo, nell'elenco dell'albo degli specialisti. Quindi stiamo attenti semplicemente a non utilizzare titoli che potrebbero comportare degli esposti da parte sostanzialmente dei colleghi, che ha una sua disciplina sulla quale non mi soffermo. Concludo brevemente, tagliando tutto il resto delle slide, sulla piattaforma di cui parlava Vittorio, che abbiamo avuto l'onere, più che l'onore, di utilizzare da marzo dell'anno scorso, nel primo lockdown. Il primo evento c'è stato il 30 aprile. Gestless, quelle che stiamo utilizzando adesso, quindi c'è poco da dire, la stiamo già utilizzando, la state utilizzando, quindi non ha alcun senso dirvi che, come utilizzare una cosa che state già utilizzando, semplicemente ricordando che ci sono tantissimi eventi, sono stati raccolti tutti gli eventi fatti negli ultimi 10 anni dal Consiglio dell'Ordine, sono stati archiviati in un vero e proprio archivio per poterli mettere a disposizione, perché sarebbe stato un peccato perdere tutta questa grande mole di eventi formativi, molti dei quali sono senza tempo, perché è vero che alcuni eventi, come dire, scadono, no? Un po' come lo yogurt, ma altri eventi sono senza tempo, alcuni eventi bellissimi, io nel catalogarli l'ho riguardati, ci sono alcuni eventi con il professor Franzoni, con il professor Ponsanelli, cioè eventi veramente senza tempo, che parlano della responsabilità, che parlano del diritto attuale che ha radici nel diritto romano, quindi veramente una fonte preziosissima che rischiava di andare persa e che siamo riusciti a mettere dentro questa piattaforma. Trovate negli elenchi, nella piattaforma, ovviamente anche qui meritatamente utilizzata dal Consiglio Nazionale Forense, tra gli altri, nel quale sono stati già pubblicati, come sapete, alcuni eventi importanti, l'Avvocato in Pericolo, l'evento del 25 gennaio scorso, una serie di eventi, 9 per quanto riguarda il diritto delle discriminazioni, quindi la piattaforma ha avuto anche un riconoscimento che ci inorgoglisce come Consiglio dell'Ordine da parte del Consiglio Nazionale Forense, anche se devo dire che l'evento del 14 dicembre 2020 sul diritto dello sport è stato l'evento che ha maturato più consenso da parte di tutti. Abbiamo superato i 2.500 iscritti rispetto, diciamo, a livello, senza nulla avere contro lo sport, per carità di Dio, però diciamo l'evento del 14 dicembre c'erano 2.500 iscritti, l'evento sull'avvocato in pericolo eravamo circa 1.800, quindi diciamo, è una differenza che diciamo dal punto di vista qualitativo forse non ci fa molto onore, ma comunque noi ovviamente siamo contentissimi di aver potuto dare e offrire la disponibilità di questa piattaforma, perché considerate che soprattutto oggi con le regole del distanziamento mettere insieme una partecipazione di 2.500 persone sia per lo sport, sia per l'avvocato in pericolo o comunque di eventi organizzati al CNF ci voleva con una distanza minima di 1,5 metri da uno all'altro veramente lo stadio olimpico, quindi la tecnologia, per tornare al discorso iniziale, ci ha consentito di fare cose che altrimenti non avremmo potuto fare, perché immagino che lo stadio olimpico San Siro non ce l'avrebbero dato per fare l'attività sportiva al tempo del Covid con il CNF. Grande riconoscimento, questo mi inorgoglisce, non lo dico per vanagloria, ma lo dico per dare merito anche a chi come Vittorio si è occupato, interessato, ha apprezzato l'iniziativa. Al FAD di Gestiolex hanno partecipato anche in gemellaggio anche altri COA. Questo è un evento molto importante dell'11 novembre in gemellaggio con l'Ordine Avvocati di Civitavecchia, anche questo ha avuto 1.900 partecipanti in tema di deontologia, perché così come l'Ordine dei Commercialisti anche questo ha utilizzato la piattaforma, il Comitato Unitario delle Professioni, quindi notai, geometri, architetti, qui l'archivio di cui vi parlavo, tutta questa, diciamo, ordini, avvocati ed extra professionali, extra forensi, quindi commercialisti e notai, da un certo punto di vista mi inorgoglisce ovviamente, perché ovviamente è l'apprezzamento di una piattaforma
del lavoro che abbiamo fatto come consiglio dell'ordine e mi fa ovviamente piacere. Dall'altro mi sorprende, perché a distanza di un anno mi sembra incredibile che non come dire, com'è possibile che abbiano bisogno ancora a distanza di un anno di gestorex, cioè come Google, Microsoft, non abbiano delle piattaforme professionali, perché questa l'abbiamo scritta in house, per usare un termine che significa a casa, e non invece una piattaforma da parte dei veri programmatori, dei veri sviluppatori. Quindi mi inorgoglisce da un lato, mi sorprende dall'altro, non me lo spiego come a distanza di tempo persone pagate anche non poco non abbiano nel frattempo realizzato dei veri e propri strumenti che possano competere con Gestolex, che in questo momento risulta, come dire, una particolarità. Quindi questo effettivamente mi sorprende. La possibilità anche di godere degli eventi in differita, perché come dicevamo prima non solo abbiamo l'archivio degli eventi, ma anche la possibilità di unire l'utile al dilettevole. Cioè, una volta che mi guardo l'evento, alcuni eventi sono abilitati per la direttiva, cioè me li guardo, ma riesco anche ad acquisire i crediti. Quindi ho anche la possibilità di acquisire dei crediti per eventi, assistendo ad eventi, guardando eventi passati, che non vanno quindi persi. Non c'è l'usa e getta dell'evento formativo, ma l'evento formativo che non solo viene archiviato, ma consente anche all'utente di poter acquisire dei crediti formativi assistendo all'evento stesso in differita. E poi, come diceva una vecchia pubblicità, forse comincia ad essere vecchio, un esempio che porto spesso, la potenza è nulla senza controllo, cioè avere oltre 200 eventi, oltre 450 relatori, oltre 150 crediti formativi, è un grande bagaglio, un grande tesoro di contenuti, ma senza uno strumento che ti consente di cercarli, è, come dire, la potenza è nulla senza controllo, era una pubblicità dei pneumatici, se non sbaglio. Cioè avere una macchina potentissima, ma che va fuori strada alla prima curva, non è che sia una grande cosa. Io farei, a questo punto mostrerei, se in diretta, sperando che non mi tradisca, questo è proprio gesto, il motore di ricerca che consente di effettuare delle ricerche per titolo di evento, per giorno, per data, per numero di crediti. Vi faccio solo vedere quello per relatori. Quindi io cerco Colomba Vittorio, che è un relatore, mi dà gli eventi ai quali sono 16, ai quali Vittorio ha partecipato e che sono archiviati dal 2013, comincia ad essere vecchio anche tu, caro Vittorio, ma ho aggiunto anche la possibilità di aggiungere un filtro ulteriore, cioè non solo un relatore, ma io voglio vedere quali sono gli eventi che Vittorio ha fatto con un altro relatore, ad esempio la Carla. E cercando gli eventi che Vittorio ha fatto con la Carla, effettivamente, Vittorio, devo dirti, devo sgridarti, perché se ne hai fatto solo uno, quello di oggi, per l'appunto. Rimedieremo. Quindi Carla me lo permetterà, rimedieremo. La possibilità di effettuare delle ricerche molto, molto mirate, che consentono di effettuare delle ricerche per titolo, per argomento, per insomma tutte le caratteristiche tipiche. Io nelle slide che troverete a disposizione ci sarà anche la pallosissima lista delle norme di cui parlavamo prima, della legge, il regolamento, il codice, tutti cliccabili, non soltanto visionabili, così che gli utenti possano cercare di barcamenarsi in questo ginepraio che è la formazione e che spero trovi presto il giusto riconoscimento in ambito nazionale e soprattutto per quanto riguarda gli iscritti, perché merita, secondo me. Ti ringrazio per l'attenzione. Sono io che ringrazio te, ringrazio Carla, davvero era uno dei miei pallini, tu lo sai, fare un incontro formativo sulla formazione, perché stanno cambiando tante cose e credo che l'incontro di oggi abbia messo in luce quanto questo mondo sia in divenire, quanto si stia sviluppando. Vi ringrazio davvero tantissimo, ringrazio tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarci e do appuntamento al prossimo dei nostri dialoghi, che è per il 3 marzo, sulle risposte del diritto e dell'economia all'emergenza sanitaria. Un saluto e un ringraziamento sentitissimo a tutti. Grazie a tutti. A presto. Grazie a Yuri per i ricordi. Grazie a te, grazie Carla, sempre un piacere.